Benissimo, buonasera a tutti, a tutte di nuovo, rieccoci qua con questa musica tranquillissima. Buonasera. 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 Salve a tutti. Ciao. Buonasera. Ciao, ciao ragazzuoli, bentornati. Questa musica tranquillissima che ho, questa traccia che ho nominato It's War, perché proprio lì ci eravamo lasciati, cioè con l'inizio dell'invasione da parte dell'UPP della colonia di Ariarchus. Voi avevate appena finito di ispezionare la base dei ribelli dopo aver svolto la vostra missione in un modo o nell'altro. Il penultimo dei fuggiaschi, Wojcik, si era trasformata davanti ai vostri occhi, anzi davanti agli occhi di Silva, in una maniera orribile. Una creatura era cresciuta dentro Wojcik, quasi come se la Marine fosse un costume di Halloween, e si era strappata la pelle, le ossa erano esplose, e Silva non c'era rimasta molto bene, tant'è che alla fine della sessione avevamo anche tirato per i traumi psicologici, perché aveva fallito di molto il test di panico. E Silva, in realtà, un po' come un robot, aveva finito dopo che la creatura era stata uccisa, era stata da uno dei Marines, aveva finito di controllare le stanze, ma gli occhi di Silva, secondo me, nascondono qualcosa, nel senso che l'addestramento di Marina aveva preso il sopravvento e avevi finito di fare quello che dovevi fare, ma c'è qualcosa in te che è cambiato, ha fatto click dopo quell'evento così traumatizzante che ti sei vista, ti sei trovata ad affrontare. E oltre a questo, l'ultimo dei Marine ricercati, il caporale Wright, vi aveva contattati inserendosi sul vostro canale di comunicazione e dicendovi fondamentalmente in codice che voleva parlare con voi in un luogo sicuro, e vi aveva fatto capire di incontrarla alla vecchia raffineria. Questo sarebbe anche molto facile da fare se, dopo di ciò, una comunicazione da parte dell'UPP diretta a un ricevitore che i ribelli avevano dentro il loro covo aveva annunciato che l'operazione era in corso e di cercare riparo. Beh, di lì a pochi secondi avete cominciato a sentire colpi di contraerea, jet supersonici e diciamo da atmosfera e da spazio, sia dell'UPP che delle forze dei Marine coloniali, che cominciavano a sfrecciare nel cielo e a sorvolare la colonia. Esplosioni distanti ma sempre più vicine, colpi di arma da fuoco che riecheggiavano nella notte. L'invasione è cominciata. Il cielo buio della sera si illumina con fasci di armi al plasma, le batterie al plasma che da Fort Nebraska cominciano a sparare verso il cielo, trafiggendo le nuvole e andando oltre nello spazio, forse per cercare di colpire le navi madre dell'invasione dell'UPP. E è cominciata una vera e propria guerriglia urbana dalla quale voi vi dovrete districare e decidendo come procedere. Ora, io, prima di lasciarvi alle vostre decisioni e ad alcune piccole cose che magari dobbiamo affrontare prima di cominciare questo secondo atto, perché è cominciato il secondo atto con questa invasione, vi guardo un attimo una cosa. Allora, vediamo qui. No, ok,
vado un attimo sullo scenario, anzi me lo apro, eccolo qua, me lo apro qua e me lo metto da parte. Apro qua e me lo metto da parte e vado a vedere il secondo atto. Che cosa dice? Allora, vediamo. Dunque, noi eravamo al in distretto ovest prima. Ok. Non avete un attimo di pace, perché dopo la comunicazione di Wright e dopo che Silva ha sentito questo messaggio da parte dell'UPP su questa radio portatile che era nel covo dei ribelli, che annunciava l'invasione e aveva annunciato la ritirata, aveva ordinato, scusate, la ritirata, beh, tutto questo è confermato da una scarica statica nei vostri comunicatori e una voce, una comunicazione che arriva direttamente da Fort Nebraska, sembra una voce che non riconoscete, probabilmente di un militare addetto alle comunicazioni, che dice, vi ordina e dice: Team Charlie, ritornare alla base, ripeto, ritornare alla base per evacuazione immediata, ritornare alla base per evacuazione. Non finisce di ripetere la seconda volta la frase che una scarica statica vi dà fastidio quasi al timpano. Ci sono dei botti, delle esplosioni che avete appunto sentito e sono sempre più vicine. Le batterie, le gigantesche batterie antiaeree di Fort Nebraska, vedete che continuano a sparare verso l'alto dei fasci di plasma. Signore. Sì, tutto questo ovviamente che vi sta succedendo intorno, vedete ovviamente delle esplosioni nel buio della notte che illuminano il cielo di arancione. Tutto questo, come se non bastasse, se non ne avete a sufficienza, vi dà a tutti uno stress in più. Let's go. Sono solo a 9 allora. vabbè. Ora, prima di lasciare di lasciarvi alle vostre decisioni, io farei un attimo il punto della vostra situazione, e cioè di come siete messi, perché non siete messi bene, soprattutto Silva a livello di stress, sei a 9 di stress, gli altri non ricordo, ma beh, Iona sei a 6. Io a 5. Mason a 5, siete... Hammer è quello più tranquillino se vogliamo, lui a 4, ma sì, va bene, cioè, se l'è dato da solo lo stress. Un altro lunedì. È un altro, esatto, un altro lunedì come nei Marines. Un altro lunedì. Questo cosa significa? Significa che con tutto quello stress sarà inevitabile che qualunque prova dovrete fare, sarà molto facile che ottenere un risultato di panico e quindi e magari un risultato anche alto dopo per il tiro panico. Risultato che molto probabilmente vi annullerebbe l'azione, il successo dell'azione e... potrebbe anche darvi dei risultati psicologici gravi, come è successo a Silva la volta scorsa. Cosa si può fare in questi casi? In questi casi sul panico, sullo stress, perdonatemi, si può agire in due modi, o con dei medicinali, quindi se avete, qualcuno di voi ha delle cose chiamate naproleve, il naproleve è proprio un farmaco che riduce a zero lo stress, non se ne può abusare,
ma riduce a zero lo stress, il che non sarebbe male. Potete usare il vostro oggetto personale in una piccola scena di roleplay e questo oggetto vi riduce di uno lo stress. Oppure dovete trovare assolutamente al più presto una zona sicura, o perlomeno che voi ritenete essere sicura il più possibile, nascondervi per un po', e ogni 10-15 minuti vi cala automaticamente un punto stress, oltre a tornarvi un punto di salute in più. Però il luogo deve essere ragionevolmente sicuro, ovviamente. Ecco, questo volevo dirvelo perché siete in una situazione tosta e non siete messi benissimo. Quindi, oltre a questo, come vi dicevo prima di cominciare, avete a nord, alla vecchia raffineria, che vi ho messo il segnalino di Wright, che è dove vi ha detto di incontrarla. Qui avete Fort Nebraska, più o meno al centro della colonia, che è dove vi è stato detto di ritirarvi per evacuazione immediata. Ma avete anche un compagno, la Marine Ruth Dante, lasciata al San Rocco Medical Facility sotto le cure del dottor Letwin, e non sapete nemmeno lei come stia attualmente. Prego, ora ho finito di cianciare, sta a voi, decidete cosa volete fare. Master, il nostro APC com'è messo? Perché aveva ricevuto diversi danni. Aveva preso una bella tega. Il vostro APC, se cliccate due volte sulla sua sulla suo token, ve lo apre e siete a UL 3 su 8. Sì, UL 3. Un po'... Sì. Ha preso una bella tega. Sì. Ma questo comporta dei danni sul mezzo o è pienamente funzionante ancora? Il mezzo attualmente è completamente funzionante, ha semplicemente lo scafo che è molto ammaccato, cioè praticamente una parte che sta fumando, cioè probabilmente un bozzo enorme dato dal missile anticarro che vi è stato sparato, e probabilmente la struttura non è proprio sana, diciamo che se prende pochi altri danni potrebbe succedergli qualcosa di grave, e da lì si comincerà ad andare sui danni critici ai veicoli. E non è considerabile luogo sicuro per recuperare lo stress? Allora, potrebbe esserlo nella misura in cui voi con l'APC però troviate un luogo dove nascondervi, perché qui siete fondamentalmente allo scoperto. Siete in un quartiere residenziale, quindi o vi fate venire un'idea o andate fuori dalla colonia o vi nascondete da qualche parte che vi venga una qualche idea. Siete in zona di guerra attualmente. Ok. E se lanciassimo alla radio un falso segnale all'UPP? E diciamo non bombardate, lanciamo un fumogeno alla zona del fumogeno che siamo noi e ci spacciamo per quei bastardi. Ma solo per capire, adesso lo stai dicendo a chi? Cioè siamo in corsa verso il mezzo? Siamo già dentro? Siamo radunati per decidere cosa fare. Quindi siamo dentro il mezzo, ok. Per me, ma più che altro abbiamo... Sì. Abbiamo l'aereo a disposizione, il supporto aereo che avevamo, oppure quello lì è bello che è andato? Allora, quello nel momento in cui vi è arrivata, hai fatto bene a ricordarmelo, nel momento in cui vi è arrivata la comunicazione dell'invasione, della ritirata, il pilota della dropship Cheyenne ha detto: signore, io non posso sorvolare, non posso rimanere stazionario qui sopra. Quei bastardi hanno cominciato ad attaccare. L'ordine è di tornare alla base. O salite adesso o perdete il treno. Cosa fa? Non riceve risposta, in realtà. Dari, non gli rispondo io. Andremo via terra. Disimpegnatevi. Ricevuto, signore. E senti che
il mezzo si solleva e con un fischio sorvola, fa un'inversione, praticamente sorvola la villa dove vi trovate e parte a razzo verso il centro della colonia, probabilmente tornando verso Fort Nebraska. Comunque ci teniamo le giubbette rosse che ci hanno fornito, quello sì. Quelli sono rimasti in due, sì. Esatto, ce li teniamo. Quelli ce li teniamo. In realtà quando mandate via l'aereo, il supporto aereo, Iona si mangia un po' le mani e... Dove vai? E torna qui! Vi guarda, fa tipo, forse sarebbe il caso di tornare alla base, giusto? Forse sarebbe il caso di salvare i commilitoni. Nessuno rimane indietro nei Marine. Andiamo a prendere Dante, muoviamoci. Silva, da quando è tornato nel mezzo, non... È tornata nel mezzo, allora, non sto parlando. Tolto solo la maschera antigas e vi sta osservando con una sigaretta in bocca. L'avete vista? E allora, vedendo il tuo silenzio, vedi che Mason dice a Chaplin: veloce, direzione dell'ospedale. Mettiamoci le torrette. E io mi metto, a parte che dovrei riaggiungermi, che non so come si fa. Dovresti riaggiungerti all'APC, allora sì, vi riaggiungo io. Senta. Abbiamo dentro un ribelle di Ariarchus. Sì, è Coso, è ancora legato lì, sì. Dentro, è Ivan, certo. Stalls. È vero. È lì dentro che vi sta. Cioè, lì veramente non sa più che cosa dire. Dice, che cazzo è successo? Che cazzo ce ne facciamo di questo? Tienilo lì. Ci servirà poi. Vabbè, Luca Mason si mette al gunner. Sì, esatto, vabbè, dal trasporto truppe cambiatevi voi il ruolo, poi da dentro, se aprite il trasporto truppe, poi c'è crew, vi mettete, tanto gunner, i gunner in questo caso possono essere solamente due, perché le armi sono due. Io, prima di mettermi come gunner, mi avvicino a Silva e gli dico: capitano, tutto a posto? Certo, sergente. Ti porgo una sigaretta. Sì, non... siamo al chiuso, qui non si può fumare, signore. Chaplin, più veloce, cazzo! Il cazzo se ne frega se non possiamo fumare qui. Forse sono le ultime nostre ore, no? Allora, che problema c'è? Sì, capitano, lo so, stavo soltanto scherzando. E mi accanito la sigaretta. Vedi che ti sto osservando. Tu hai una targhetta, qualcosa sul tuo nome? Sì, sì, ho una targhetta in vista con il mio nome. Sì, poi sull'armatura voi avete tutti scritto, credo, il vostro nome sul corpetto dell'armatura. La sto fissando, poi ti riguardo negli occhi. Iona, va tutto bene tu? Sì. Ma lei sembra un po' confusa, insomma, non è molto da lei. Beh, insomma, c'è una prima volta per tutto, suppongo, dico bene? Ma la prima volta di che? Dopo questo scambio di battute un po' surreale, con una Silva quasi irriconoscibile, io vi chiedo, tecnicamente, prima di... muoverci, e dopo ovviamente durante il percorso delle PC eventualmente potrete avere altri scambi tra di voi, di dirmi cosa fate, se fate qualcosa per ridurvi lo stress, perché Amber dopo le PC con... parte, quindi Amber con un impeto di fredda lucidità va da Chaplin nella postazione di guida, gli mette una mano sulla spalla, sì. E gli dice: senti, ma sei tu che ha qualche provvista medica?
Glielo sussurra a bassa voce, come per non far sentire. In realtà il suo intento è non far sentire principalmente dal capitano. E gli dice specificatamente, senza attendere una risposta: c'è bisogno del Naprolev. Hai qualche pasticca con te? Lui dice: signore, mi dispiace, non sono provvisto di quel tipo di medicinale. Ho un kit chirurgico da campo e un medkit personale, ma tutto qui. Tu che sei stato programmato per questa missione, nessuno di noi ne ha qualcuno in tasca? Ovviamente io sono sicuro di non averlo, mentre mi tocco e mi tocco la tasca in realtà dei miei X-Team, quasi a cercarne conforto. Allora... lui ti dice: in realtà non credo, guardatevi anche voi nei vostri inventari se qualcuno di voi ha qualcosa che si chiama Naproleve, no. Ma secondo me altrimenti me lo sarei fatto come un cammello. È qualcosa che questo sicuramente potrebbe essere recuperabile al San Rocco Medical Facility. È un ansiolitico, quindi è qualcosa di facilmente recuperabile in un centro medico. Peccato che non lo abbiate fatto prima. Esatto. Allora, Amber, se riceve risposta negativa, come immagino, da Chaplin, schiaccia quel cazzo di pedale e portaci all'ospedale quanto prima, veloce. Meso, invece, nel posizionarsi nella torretta, nel posto del gunner, tira fuori il suo action figure del Marine e se lo lega al polso, in modo da averlo sempre lì in vista, vedendo questo action figure che lei ha fin da quando era bambina. Infatti è un vecchio Marine, ancora di quelli della Seconda Guerra Mondiale, quindi un action figure, anzi sì, è un Marine della Seconda Guerra Mondiale. Okay. E lo guarda ricordando quando lei sognava e aveva un po' un'idea romantica dei Marine. Ok. E lui invece è basso di un puntino. Io invece nel periodo appunto in cui io parlo con Silva faccio qualche battuta e utilizzo il mio talento, cioè mentre chiacchiero con lei, e utilizzo scherzare. Allora, scherzare tu conta che vale quando fondamentalmente si cala lo stress essendo in un luogo sicuro. Ah, ok, questo non conta come luogo sicuro, siamo ancora in... Allora, voi più che altro non avete detto di andare a nascondervi, fra virgolette, per un po'. Voi giustamente siete partiti a razzo. E di conseguenza... In teoria siamo in mezzo alla guerra. Siete in mezzo alla guerra, è vero che siete su un carro armato. Ve la posso passare, quindi finché non succede qualcosa... è considerato un luogo sicuro, dai, ve la passo. Appena succederà qualcosa, ovviamente non sarà più considerato luogo sicuro, ovviamente. Ok, quindi con la tua abilità scherzare ha effetto, credo, su tutti i tuoi compagni entro distanza corta, quindi tutti, mi pare. Sì. Mm-hmm. E quindi anziché recuperare un punto stress ogni 10 minuti un quarto d'ora, ne recuperate due ogni 10 minuti un quarto d'ora. Quindi fai un po' le veci dell'Hudson della situazione, fai un po' Quindi ogni quarto d'ora noi quanto tempo ci mettiamo? Dobbiamo vederlo in base a... Andiamo più o meno a spanne in modo e maniera di capire che cosa succede. Ora, per quanto mi riguarda, potete già recuperarne un paio. Poi, fra un quarto d'ora, ne recuperate altri due. E chi ha perso dell'health può recuperare anche un punto di health. Silva sta fumando, questo credo che per lei sia uno dei modi per diminuire lo stress, per quanto in realtà per lei... questo momento è abbastanza stressante, poiché si accorge non solo di non riconoscere e ricordare il nome del suo sergente Iona e averlo dovuto leggere, ma poco dopo si rende conto di non sapere nemmeno più il suo di nome.
E questo direi che la getta nel panico. Tu... Ma tenta di tenere un minimo di dignità e soprattutto di non farlo notare per quanto possibile. Dopo un po' Iona vedrai che ti batte sulla spalla a rassicurarsi e rassicurarti e poi si isola, continuando a fumare una sigaretta dietro l'altra, indipendentemente dal fatto che siamo in uno spazio chiuso, e prenderà il suo iPad, che di solito non usa mai, e inizierà a consultarlo. Quindi tu stai fumando le sigarette che in realtà hai trovato l'ultima volta ispezionando il complesso dei ribelli. Peraltro sono anche le tue sigarette preferite. Hai un pacchetto quasi finito attaccato all'elmetto, ma questo era ancora pieno, ben 10 sigarette. E quindi se tu le fumi, tecnicamente io te ne tolgo una, puoi recuperare un punto stress, però le sigarette le mettiamo attive, e nel momento in cui le sigarette sono attive tu stai fumando come una ciminiera, sono anche sigarette belle pesanti, queste ti ridurranno di uno anche il tuo livello di wits. Quindi finché fumi tu le tieni attive le sigarette, quando smetterai mi dirai smetto di fumare le disattivi, diciamo. Beh, diciamo che si rende conto in questo momento che le adora queste sigarette. Conto che le piace fumare. Incredibile. Chi l'avrebbe che mai bella detto? Esperienza. Ti sei ridotta di uno allo stress? Uno più due, quindi, di Iona. Oppure uno che si raddoppia, quindi due. No, no, uno della sigaretta e due per Iona. E due di... Ah, ok. Incredibile. Quindi eri a 8 inizialmente? Vai era a 9. Ah, 9, allora vai a 6, sì. Iona nota questo strano comportamento del suo capitano ed è in realtà molto spaventato e si avvicina a Silva e gli dice capitano, quindi cosa faremo? Quali sono gli ordini? Torniamo alla base? No, non lasciamo nessuno indietro come no, certo, abbiamo... dopo aver recuperato il nostro compagno, intendo. Oppure procediamo una cosa alla volta, Iona, una cosa alla volta. Vediamo già cosa c'è lì nell'ospedale e poi vedremo la situazione. Ok, capitano. Allora, Chaplin parte in direzione dell'ospedale. E fondamentalmente che giro gli dite di fare? Di passare verso il centro o di fare un giro più largo e quindi di stare verso il margine della colonia? No, io gli suggerirei di stare sulla strada che va al distretto nord e poi girare giù per il distretto est. Sulla 7, poi la 2 e poi la 4 degli stradoni che ci sono segnati come numero. Penso siano quelle più veloci e più grandi. Certo. Allora, lui sta quindi fa più o meno il giro seguendo l'autostrada numero 7, la via principale, e poi portava sia sul margine nord della colonia, la via più veloce, e vedete mentre vi spostate navette, riconoscete delle dropship che si chiamano Crocodile, sono quelle dell'UPP, sono più grosse delle Cheyenne e vi volano sopra, e vedete che alcune hanno agganciato sotto qualcosa di quadrangolare e grosso con delle enormi ruote, sono dei trasporti truppe, quindi probabilmente stanno arrivando per sganciare dei trasporti truppe dell'UPP sulla colonia. Intanto continuano delle esplosioni in lontananza, le vedete più che altro concentrate verso il centro della colonia. E allora arrivo a un certo punto, allora
A un certo punto, mentre voi state andando, voi fondamentalmente state seguendo la direttrice 7, che è quella anche, vedete che c'è scritto Pump Jacks, perché è dove fondamentalmente ci sono i tubi, le tubazioni principali del petrolio, che viene pompato poi dai pozzi di estrazione, dai campi di estrazione, dalle pompe a nord. E in queste enormi condutture che seguono un po' la rotta delle vie principali vengono poi portate fino a Fort Nebraska e da lì pompate poi tramite il cordone alla stazione orbitale, alla raffineria orbitale. Beh, voi state seguendo, Chaplin sta guidando e a un certo punto vedete che una di queste enormi tubature ha un sussulto e la strada sotto di essa è come se cedesse, cioè si apre una voragine, la tubatura comincia a crollare, si spezza e dalla tubatura non esce petrolio, ma esce quella che sembra una polvere nera che invade la strada e cade dentro questa fossa che si è aperta, questa voragine che si è aperta sotto il pilone che sosteneva la tubatura in alto che passava sopra la strada. Voi siete più o meno qui. E il Chaplain prova a sterzare bruscamente per cercare di evitare questa voragine che si è aperta sull'autostrada e cercare di evitare questo enorme tubo che vi sta fondamentalmente crollando in testa. Allora, fammi vedere. Piloting. Evita, fa una sterzata bruschissima, ovviamente. Vi sballotta da una parte all'altra e per favore mi scusi signore, qui sta succedendo qualcosa, sta crollando tutto, non è stato per un'esplosione, queste tubature lo vedo dal visore della torretta. Prova le strade secondarie. Ricevuto, signore. Lui arriva a una svolta, più o meno dove c'è un'intersezione delle strade, e comincia ad andare verso sud, andando sulla 2 per cercare di andare più rapidamente possibile verso il San Rocco Medical Facility. Simietsky dove si trova in questo momento? È su con voi. Ok, quando c'è stato quella sterzata l'iPad di Silva gli è caduto praticamente addosso, così come lei, e probabilmente ha potuto notare che sullo schermo c'era il suo dossier, il suo profilo. Silva ha ripreso in fretta l'iPad e si è rimessa seduta facendo finta di niente e chiudendolo. Lui ti guarda, strizza un po' gli occhi, mastica qualcosa di incomprensibile, non capisci perché, Zimieschi è sempre lì che mastica, non capisci se... non avete mai capito se mastichi veramente qualcosa o se sia solamente un suo modo di fare. Stringe gli occhi e... fa pat pat sulla sua cintura. Tutto ok? Io sì, capitano. Sembrava ci fosse qualche problema. E lei? Sta certo bene? No. Beh, sono quasi in vacanza, no? Stringe ancora di più gli occhi e ti fa un cenno di assenso poco convinto con la testa. Beh, avrà potuto notare però che per la prima volta Silva è riuscita a pronunciare correttamente il suo nome. Già, per questo ha strizzato ancora di più gli occhi, molto probabilmente.
Riapre l'iPad e si rituffa nei dossier di tutti i suoi compagni, che ogni tanto guarda di sottecchi questa volta, tentando di essere sempre più discreto. Ok. Mentre voi andate ancora e un altro, vedete che ci sono esplosioni davanti al vostro visore, intravedete quello che sembra essere un carro armato pesante dei marine coloniali che vi taglia la strada con i cingoli che vanno velocissimi. È un carro armato che passa a malapena per le strade della colonia e mentre passa spara a qualcosa che non vedete perché è coperto dai palazzi di fronte a lui, e passando vi taglia la strada e si rinfila tra i palazzi. Esplosioni, colpi di arma da fuoco, intorno a voi c'è un casino. Riuscite, abbastanza in realtà senza altri grossi intoppi, a raggiungere il San Rocco Medical Facility. E vi dico subito, voi cosa volete fare? Mandate dentro qualcuno, gli altri rimangono sopra? Come vi comportate? Mason vorrebbe scendere a recuperare, essere della squadra di recupero. Silva. Appena si ferma al mezzo è probabilmente il primo ad aprire il portellone, è già pronto già qualche secondo prima e perché insomma che si fermi ci apre in col mezzo per aprire il portellone e scendere. Ok, io l'unica cosa che faccio dopo aver letto i dossier, quindi ricordato o meglio imparato i nomi della mia squadra, è chiedere a Chaplin se c'è qualche cosa, se c'è movimento, che cosa vede intorno all'ospedale più che all'interno, prima di scendere. Beh, Chaplin ti dice: qui il problema non è vedere se c'è movimento, capitano. Il problema è isolare il movimento che ci interessa. Qui fuori si muove tutto. Ci sono esplosioni, interferenze, mezzi da sbarco. Questi sensori rilevano qualunque cosa. E Mason dice alle due giubbe rosse di fare, di tenere gli occhi, stare fuori qui dal mezzo, tenere gli occhi aperti. Ah, è vero che c'erano anche le giubbe rosse sopra con voi. Ok. Sì. Va bene, le consideriamo. Bene. Aspetta che tra il crew allora ci schiaffo anche un US soldato USCMC. Ok. Tanto per ricordarci. Ok, quindi va fondamentalmente bene. Rimangono su loro, Vimieschi e Chaplin. Esatto, ci affideremo alla vecchia maniera, all'istinto. Certo. E detto questo, anch'io sono pronta ad uscire. Mi sono tastata nelle tasche e ho scoperto che ho pure delle granate. Interessante. Così. Non mi ricordavo di avere questa cosa. Voi entrate a passo di corsa, vedete che ogni tanto l'edificio ha un sussulto. Dei calcinacci, della calce cade, della polvere cade dai soffitti, i neon flickerano perché fuori ci sono continuano a esserci delle esplosioni. Evidentemente l'UPP sta bombardando i centri nevralgici, ma non sapete neanche se siano i centri nevralgici perché forse sta bombardando casualmente. Fatto sta che le esplosioni che sentite, quelle che fanno vibrare anche l'ospedale, beh, sono molto vicine. C'è il rischio che anche di qui a poco loro vedano che ci sia un ospedale e gli venga anche la bella idea di raderlo al suolo, per quanto ne sapete voi. E tanto non credo che rispettino le convenzioni di Ginevra. Che tiene
Silva si tiene in disparte, o meglio, qualche passo indietro a Mason. Ha capito che a lei piace stare in prima fila, per cui la osserva e tenta di copiare i suoi movimenti e spostamenti. Sì, anche se Mason comunque è un po' ritardata rispetto a Emmer, perché zoppica ancora. Quindi avremo Hammer, Mason, Silva dietro e Ioana, tu dove sei? Io sto dietro Hammer, in realtà. Ecco, allora, Hammer, Ioana, Mason, Silva. E Silva. Allora, voi si procedete... Si domanda come farà ad usare un fucile, perché non sa più come funziona. Procedete più o meno in fila indiana, a passo molto svelto, di corsa, praticamente. Sì, e con le armi puntate, sai, una a destra, una a sinistra. Esatto. Silva, no. Capitano, se io punto a destra, lei deve puntare a sinistra. Ma certo, Mason. Ci mancherebbe che non me lo ricordo. Che cazzo gli è successo? Eseguo. Io... Iona si gira e lancia uno sguardo a Hammer. Dice, ma hai notato anche tu qualcosa di strano, il capitano? Hammer è di corsa e quando sente che Iona si rivolge a lui si gira un attimo e fa... Non me ne frega un cazzo adesso! Muovi il culo, soldato! Vedi che corre velocemente verso la Surgical Bay a cercare prima di tutto Dante. Allora, con il tempo che ci avete messo a arrivare qui all'ospedale, potete calarvi un altro punto stress e aumentarvi un altro punto di health. Se tu, Silva, hai continuato a fumare... Sì. Se tu hai continuato a fumare, quindi ti... allora, fammi vedere un attimo. Oddio. Ah, no, aspetta, scusami. Questo te lo tolgo, il tuo Silva, perché era quello vecchio. Ti metto il PG nuovo, perché era quello riferito alla scheda vecchia. E quindi, se tu continui a fumare, ti puoi... ti elimino un'altra sigaretta, quindi vai a 8 sigarette, ma continuano a essere attive, quindi avrai sempre meno uno di wits. E ti puoi calare per la sigaretta che fumi un altro di stress. Io arrivo a 4. Comunque, chiaramente quando siamo scesi dal mezzo ho smesso di fumare, mi sono concentrata su quello che dovevo fare, che è già abbastanza complesso in questo momento. Certo. Voi arrivate, in men che non si dica, nell'area dove c'erano, insomma, i laboratori, cioè le sale chirurgiche, insomma, e vedete un dottor Letvin molto preoccupato e una Ruth Dante che si sta allacciando l'armatura, ritirandosi in piedi. E quindi vai. E Dante dice, vi fa un sorriso, ti guarda, vi guarda tutti, poi guarda te, Hammer, e dice, quindi tutto ok, sono in grado di combattere ancora per un pezzo. Hammer guarda il dottore prima di tutto, cercando di leggere qualcosa dal suo sguardo, e poi torna con lo sguardo su Dante e gli dice, stai una bellezza, sei pronta a uccidere qualche stronzo dell'UPP, ce ne sono un sacco fuori. Dottore, aprici il medical stores, abbiamo bisogno di provviste, molte provviste, veloce. Il dottore lo vedi un attimo, il suo sguardo si muoveva tra Dante, te, lo vedi che era un attimo interdetto, fammi per favore o un observation o un manipulation. Nel senso, se vuoi individuare un po' quello che il dottore pensa o di leggergli qualcosa, come hai detto. Olè.
Allora, hai due successi ma hai tirato 10, quindi fallisci, non riesci a capire e hai ottenuto 10 come livello di stress. Il livello di stress di tutti i tuoi amici a distanza corta cresce di 1. E ti dico anche perché in realtà. Tu non leggi niente dal dottore, non capisci, ma noti una cosa. Qui non è stata effettuata nessuna operazione. Non c'è un tavolo operatorio usato, non ci sono garze sporche, guanti buttati, un camice usato. No. E io, scusa, guardando, cioè, che sono un po' la medica, comunque ho conoscenze mediche, questa cosa non mi balza. Anche perché io in realtà mi aspettavo di trovarla aperta come gli altri. E allora, prima di tutto vi fate salire di 1 tutti lo stress, perché la reazione, ok, perfetto, perché la reazione di Hammer voi non l'avete mai visto così. Mm-hmm. Tu Hammer fai 2+2 proprio. Io non l'ho proprio mai visto. Non sì, questo è un altro discorso. Hammer si gela di fronte a questa scena e capisce che in realtà la sua compagna, probabilmente quella del team che conosce meglio e che era la sua compagna proprio di Fireteam, non ha subito alcun tipo di operazione e non ci mette molto a capire che in realtà la condizione di Dante non è cambiata. In questo momento però passa probabilmente qualche secondo, è bloccato guardando la scena, cercando di... ci mette un po' di tempo probabilmente a capire, non è una cosa immediata, ci ripensa anche più di una volta su, e per questo lo vedete fermo, immobile, proprio abbassa anche il braccio che teneva l'arma. E quando ha capito la cosa sembra quasi accantonarla nella sua mente, si rivolge subito al dottore e gli dice: devi aprire il medical store, so detto, cazzo, ti devi muovere! Sì, subito! Lui va... E fondamentalmente quello che il dottor Litvin vi può fornire a livello di meccanico, vi dico che sono 4 dosi di naproleve, quindi io ne posso mettere, se volete, una a ciascuno di voi, mm-hmm. Poi la userete quando meglio crederete. Quindi naproleve. Silva la prende, ma non sa che cosa sia, quindi la mette in tasca frettolosamente. Naproleve a Mason, naproleve a Silva, naproleve ad Hammer e naproleve a Iona. Un po' di ansiolitico. Eccolo qua. Il naproleve funziona che vi toglie tutto lo stress quando lo usate ed è a uso singolo, quindi poi ve lo dovrete eliminare dall'inventario. Il problema cos'è? Che se ne prendete un altro durante la stessa fase, quindi entro 6 ore, diciamo 6-10 ore, ne assumete un'altra dose, avrete -1 a tutti i test di agility fino alla fine della fase. Ok. E quell'altra, l'altra cosa che vi può dare è un medikit personale, che ditemi voi chi potrebbe volerlo. Un medikit? È un medikit, sì. Ma io ho qualcosa, so. Ma sì, lo prendi tu, direi. Ok. Quindi medikit personale... Perfetto. Io però mi avvicino al doc. Uh-huh. E silenziosamente, però puntandogli la pistola sui coglioni, lo guardo e dico: perché non l'ha operata? Lui guarda la pistola, poi guarda te, vede che i suoi occhi sono tristi, scuote la testa e dice:
L'avrei uccisa. Non è possibile operarla. La vostra compagna ha la stessa cosa che aveva quell'altro. È ancora piccola, ma crescerà in fretta. Se avessi operato o tagliato qualunque... Ho capito. Non ne sarebbe uscita viva. Venga con noi. Mi ha pregato di non fare niente. Voleva... Mi ha detto che vuole combattere. Fino alla fine, finché ce la fa. Silva si è avvicinata in silenzio e vi sta ascoltando. Hammer probabilmente interrompe il dialogo tra Mason e gli dice al dottore: dottore, non ci ha dato un cazzo, un ospedale non può avere solo queste provviste, necessitiamo di stimolanti, deve darci degli stimolanti perché siamo bestie da combattimento noi. E lo guarda con guardo Hammer e dico: se non vuoi dormire, prendi queste e gli passo le pillole per l'insonnia. Con queste almeno non dormi e sarai sempre attivo. Non me ne frega un cazzo di questa roba. E ti guardo con gli occhi proprio spiritati, con gli occhi iniettati di sangue. E poi riguardo al dottore, dice: ho bisogno di stimolanti, di X-Team. Qualche merda che c'è qua dentro, in questo cazzo di posto ci sarà qualcosa del genere, no? Non abbiamo di quella roba. Dovremmo mixarla al momento. Forse posso crearti un cocktail. Intanto, mentre parlate, un'altra esplosione ancora più vicina. Tutto trema. Dobbiamo... Ok, quanto tempo ci mette a creare questo mix? Signore, dobbiamo andare. Stai zitta, Mason. Prendi il... Ok, sentite, quanto tempo ci mette, guardo di nuovo il dottore, a fare un mix eventuale di questa roba? Lui vedete che sta ravanando un po' nell'armadietto, sta prendendo delle boccette, le sta prendendo in mano. Qualche minuto. Va bene. Ok, allora facciamo così, portate la navetta, nel frattempo io aiuto il medico e poi vi raggiungiamo, penso ne avremo bisogno di lui. E sicuramente, dottore, qui ci sarà poco da fare nei prossimi tempi, quindi verrà con noi. Andate! Hammer non si muove, aspetta il dottore, che guarda chiunque incroci il suo sguardo, vedete che ha proprio gli occhi iniettati di sangue, quasi gli escono dalle orbite. Allora, c'è Silva che ti si avvicina, Hammer. Ci sono delle voci nell'oltretomba. Sì, ci sono delle voci nell'oltretomba, non so di chi sia. Scusate, no, è partita a me. Hammer, c'è Silva che ti guarda veramente negli occhi, si è avvicinata moltissimo a te con una faccia molto seria e ti dice: ho detto di andare, vi raggiungo col medico tra qualche minuto. Soldato. Capitano, le faccio da scorta. Lo dici allora, con tranquillità imposta. Va bene, ma inizia comunque ad andare. Non ti voglio qui tra i piedi. Io accompagno Dante e le sto sempre dietro. Ok. Non la lascio da sola, capitano. Il pericolo potrebbe sbucare fuori da un momento all'altro. E una smartcam fa sempre comodo per guardare le spalle. Muoviti, dottore, muoviti! Sì, sto facendo! È un ordine, Hammer! Esci da questa stanza! Hammer fa due passi indietro, ma in realtà poi si ferma a un paio di metri da loro. E allora ti faccio comando, vediamo chi vince. sicuramente sì. Io... miseria, ho fatto uno stress. ti congeli anche. È stato bello, ci ho provato. Cioè, la cosa bella è che ti sei stressata a comandare. Sì, perché si stressa perché vede che Hammer non fa una riga. Cioè, hai perso qualunque autorità, cioè, quindi cavolo, per forza ti stressi. Il problema, tra l'altro, un armadio strafatto, Hammer, praticamente. Sì, quindi... è un tirannosauro superdotato strafatto che sta aspettando la sua dose. E voi siete, per fortuna che gli altri se ne sono andati, perché lo stress ve lo aumentate solo tra voi due. Cioè, c'è questo scambio di sguardi e di cose che non vi muovete, e quindi vi portate su di uno lo stress entrambi. Il fatto è che è peggio, perché non è un tirannosauro in
astinenza, quindi è esatto. Allora, fatemi fare un tiro di medical aid col dottor Litvin un attimo, scusate che voglio capire. Più che altro, Silva non sapeva nemmeno qual era il rapporto che aveva con Hammer prima, per cui vede semplicemente che i suoi soldati non obbediscono, quindi si dice, ma che cazzo di capitano sono? Il dottor Litvin fa due successi. Non ci stiamo molto cagando. Il dottor Litvin fa due successi e ho deciso in questo momento che ogni successo equivaleva a una dose di X-Team che lui riusciva a sintetizzare in questi pochi minuti. Quindi Hammer... tutto ciò è molto bello. Tu ti puoi dare le siringhe di X-Team tue, non quella illegale, quella buona, te le puoi accrescere di 2, quindi da 4 vai a 6. Allora Hammer, mentre ha avuto questo gioco di sguardi comunque col capitano, la guardava intensamente senza neanche battere gli occhi e contraeva il morso, contraeva la mandibola e prende in tasca la pasticca di Naprolev, che penso sia una pasticca insomma, che aveva appena preso, la mette in bocca e la mastica come fosse una mentina e poi se la butta giù. Ok, quindi puoi eliminare il Naprolev e azzerarti lo stress. Nel frattempo, mentre stiamo andando verso il mezzo, io mi avvicino all'orecchio di Dante e gli dico: hai conservato una granata per quando sarà il momento? Lei... altrimenti dovremmo fare noi. Lei fa... ci penserò io. Conto su di te, sei un bravo soldato. Ma se non dovessi farcela, beh, pensateci voi, io farei lo stesso. Il lanciafiamme, l'inceneritore è sempre pronto. Lei fa un sorriso un po' così e dice: mi conforta proprio averti alle spalle. E trotterella. Ma ti porterò a casa in un modo o in un altro. E vi dirigete verso l'esterno. Ditemi se voi altri... Allora, Hammer ha masticato un pastiglione di Naprolev e si è calmato. Voi altri volete fare qualcosa prima di raggiungere il mezzo? Perché dopo per me siete tornati sul mezzo e da lì decidiamo dove andare. Il medico finisce di preparare il mix, glielo do a Hammer e gli dico: to, soldato, adesso puoi uscire. Hai le tue dosi, no? Questa roba farebbe bene anche a te, capitano. Ti vedo un po' strana. Comincio ad andare. Aiuto il medico a prendere le sue cose e vi raggiungo. Ma nell'ospedale non ci sono altri civili, cioè altri operatori, c'era un infermiere, una sorta di... Sì, il dottor Litvin vi dice che quando aveva il turno, a parte che stava finendo, li aveva fatti andare a casa da quando aveva cominciato a esserci suoni di guerriglia, eccetera, non voleva che fossero qui, aveva tenuto lui la baracca. E dall'altra parte, lui infatti vi dice: io non posso andarmene da qui. Ho una paziente di là, è ancora vivo, è in coma, è anziano, ma... E poi... Insomma, io non posso lasciarlo qui. Vuole che ci pensi io, dottore? Una sorta di leggera eutanasia. Ma che diavolo sta dicendo? Cosa pensa che abbia da vivere questo? È un anziano, in coma, in un posto dove stanno bombardando. Quanto avrà da vivere, no? Saviamo il culo a noi, pensi tutto. Già, se avessi fatto questi ragionamenti, probabilmente tanti che sembravano sul punto di morire non sarebbero più qui. Alcuni anche come lei, sa, dei soldati. Tutti li davano per spacciati. Io ci devo provare fino alla fine. Andate. Hammer, occupatene tu, per favore, non abbiamo tempo. Va bene, capitano, obbedisco. Il dottore se ne va, va di là dai lettini dove ci sono i pazienti.
No, no, il dottore non se ne va perché lo prendo dal braccio se esce da quella stanza. Io non mi sono calata lo stress, sono ancora ben stressata, per cui una volta che Hammer se ne va, perché questo è il mio obiettivo, ci ho provato in tutti i modi, io prendo un attimo il medico e gli dico, senta, io ho un problema e non posso permettermelo adesso. Quindi tu, Hammer, cosa fai quindi? Non ho capito. Hammer va a seguire l'ordine del capitano, quindi si dirige verso i recovery, cerca la stanza in cui c'è questo degente. Probabilmente insomma, l'aveva già visto questa zona, quindi sa bene o male la stanza in cui c'era rimasto. Anzi, l'avevi già visto, era nella stanza 1. Sì, sì. È quest'anziano, praticamente con i macchinari ancora attaccati, che è fondamentalmente in coma. Cioè. Hammer dovrà fare un tiro d'empatia. Cioè, non lo vuole uccidere in maniera violenta, ovviamente. Va lì e probabilmente stacca la corrente, sbarba i macchinari, una cosa del genere. Lo lascia. Ci sta, ma il risultato è lo stesso. Eh sì, faccio l'empathy. Mi fai un empathy, ovviamente clicca per non usare lo stress. Vabbè che non ce l'hai lo stress, quindi. Anzi, sì, era... sì, empathy. Ok. E Hammer strappa tutto... Cioè non si mette a disattivare, proprio sbarba i fili, stacca tubi, rompe qualche schermettino che dà segnale vitale, non vuole sapere un cazzo, ci mette una manciata di secondi a farlo senza neanche pensarci proprio. Ok, e questo anziano coperto dalle coperte con i tubi per respirare nel naso eccetera, che respirava lentamente con gli occhi chiusi, è ancora lì che respira, e dopo poco il respiro si fa sempre più lento, e dopo un po' il suo petto non si muove, e dopo pochi secondi il suo petto non si muove più. Probabilmente Hammer è già uscito e sta tornando dal dottore e dal capitano. Il dottore dice: che cosa avete fatto? Che cosa avete fatto? Siete degli assassini, Cristo! Senta, noi siamo ancora nell'altra stanza. Adesso lei mi deve aiutare. Ho un problema ed è urgente. Da me dipendono delle vite, non me lo posso permettere. Ho perso la memoria, dottore. So più nemmeno come mi chiamo. Può fare qualcosa? Che cosa dovrei insegnarle, eh? Ricordarle come ci si comporta, come essere degli esseri umani? Non so se in medicina mi hanno insegnato questo. E vedi che... E comunque... Non posso rifiutarmi, no? Sono vostro ostaggio, evidentemente. E vedete che... E vedi che va per il corridoio come per seguire gli altri tuoi compagni. Ok, lo seguo, lo prendo dal braccio e lo spingo contro il muro. Adesso lei mi deve ascoltare. Non sto scherzando. Della sua etica, della sua morale, mi pulisco il culo, ha capito? Ho bisogno del suo aiuto, adesso. Mi fai, per favore, un... direi che in questo caso è un command. Con 6 di stress. Con 6 di stress e sei già... panicata, peraltro. Boom! Panico. No! Ma sei un mito? Allora, ti dico anche cosa succede. Allora, devi usare la tua prossima azione per cercare riparo dal pericolo. Se hai nemici, engage... Allora, il tuo livello di stress cala di 1, che lo dovrebbe aver già fatto in automatico, ma il livello di stress di tutti gli amici a distanza corta cresce di 1. Dopo un round puoi agire normalmente. Allora, ti dico che cosa succede e perché devi cercare riparo. Perché nel momento in cui tu lo sbatti al muro e provi a dargli questo comando, praticamente nel momento in cui tu lo sbatti al muro, è come se contemporaneamente ci fosse un'esplosione estremamente vicina, dei pannelli in polistirolo
cadono dal soffitto, il dottore si ripara con le mani, anche tu devi ripararti, e senti che l'ospedale sta tremando sempre di più, vedi che i vetri delle sale di operatorie stanno cominciando a esplodere, perché evidentemente l'edificio si sta andando fuori asse, cioè si sta dissestando sulle fondamenta. E in quel momento comunque Hammer sta tornando verso di voi. Quindi Hammer parte come un giocatore di football americano a testa bassa e cerca nel corridoio di chiappare tutte e due e portarli via rapidamente. Ah beh, tu Silva sei costretta a correre, come lo vedi questa cosa? Vedo come un fallimento oltre a quello che già Hammer ha fatto, cioè non obbedire a un mio ordine, quindi mi chiedo veramente chi sono, cioè come faccio a essere così incompetente a stare ancora viva in questo momento e soprattutto cosa fare adesso, per cui mi lascio trasportare, ma sono nella confusione più totale. Vieni trascinata fuori da Hammer insieme al dottor Litvin, che comunque sia, o siete bianchi, un po' coperti di polvere e calcinacci, che sta cadendo dal soffitto. Voi altri state uscendo, vedete che le porte a vetri stanno cominciando a spaccarsi, a creparsi, sempre più pannelli cadono dal soffitto, i neon cominciano a ballonzolare, fuori ci sono delle esplosioni sempre più vicine. Salite sul mezzo tutti quanti e fate appena in tempo a... Chaplin fa appena in tempo a innestare la marcia e ad allontanarsi, che nei monitor sentite un'esplosione che scuote addirittura la strada sulla quale voi vi siete immessi, e alle vostre spalle quello che prima era l'ospedale adesso è una nuvola di fumo nero e di fiamme arancioni. E direi che possiamo tornare sulla mappa. Quindi con voi, oltre a tutti, ora c'è anche Ruth Dante, soldato scelto. Perfetto. Beh, anche il medico in teoria. E anche il medico, sì. Mazza, non so quanti... Ti tiene un sacco di posti, mi pare o 12 o 16. L'APC, sì, non mi ricordo quanti ne tiene. Adesso è bello grosso. Ma c'è scritto stiamo buttando dentro tutti. Quindi, PNG, dov'è che è? Dottor Litvin, eccolo qua. Oh, almeno abbiamo i personaggi per sostituirci appena moriamo. Fatto positivo. Ah, questo è poco ma sicuro. Allora, sia tu Hammer che tu Silva potete togliervi l'effetto Panicked, tasto destro su Panicked per togliervelo. Okay, perfetto. E a questo punto ditemi cosa volete fare. Anzi, prima di dirmi che cosa volete fare, avete una comunicazione nei vostri ricevitori ed è una voce di donna, la stessa che riconoscete tutti, che vi aveva contattato un'ora fa più o meno. Quando avete al complesso è il caporale Wright che vi dice: dove siete? Gli rispondo io: siamo in arrivo, attendi coperta, ti recupereremo. Qui sta crollando tutto, non so che cazzo stia succedendo, deve essere qualcos'altro del Cristo santo. Siamo in arrivo. Chaplin, veloce. Verso la raffineria. Il colonnello Myers. Dobbiamo salvare uno dei nostri. La raffineria. Non è uno dei nostri. La raffineria non è più sicura. Vi aspetto. Ah, fanculo se ci sentono. C'è un fuoco d'inferno qui.
mi muovo verso il la statale 2, verso il centro, verso i campi. Qui la raffineria sta crollando tutto. Cosa stavi dicendo sul colonnello? Qualcosa che vi dirò quando parleremo, ma questi pozzi petroliferi che buttano fuori questa merda in polvere nera e questi crolli, deve esserci sempre lo zampino del colonnello Myers qui. Figlio di puttana, non gli è bastato quello che ci ha fatto. Ci vediamo ai campi di estrazione. Passo e chiudo. Arriviamo. Hai sentito, Chaplin? Una da salvare, veloce. E insomma, il colonnello. E vi guardo tutti. Sì, il colonnello, signore. Non ricorda? Non ricorda che i quattro che ci hanno mandato a cercare? Non sono disertori. O meglio, se lo sono, lo sono a buon motivo, direi. Li hanno usati come cavie. Non esistono buoni motivi per abbandonare il corpo dei Marines. Sono disertori e come tale deve essere trattato. Vedete che Hammer va in un armadietto all'interno, in uno spazio chiuso, lo apre e prende delle manette. E oltretutto ha osato puntarmi un'arma contro. Quindi, certo. Appena la troveremo verrà manettata e disarmata. È il trattamento minimo che deve subire. E quindi chiunque sia stato infettato e quindi sia un rischio, rischia di diventare un'arma per il nemico, deve essere arrestato e ucciso? Hanno disertato. Guardo Dante. Hanno disertato prima di tutto, e non azzardarti a toccare Dante. No, ma beh, non puoi sapere. Scusa, off game. Come fai a sapere che ho guardato Dante per quel motivo? Io so che lei è infetta e so che non è stato operato. Vabbè, secondo me non aveva molto senso, però ok. Non avendomi visto, secondo me non aveva senso, però va bene. E ti dico... No, se sei di fronte a me ti vedo che guardi Dante, siamo in uno spazio sì, chiuso. Ma tu non hai assistito alla scena in cui io so che lei ha qualcosa di diverso. È questo che ti dico, che non ha molto senso. Ma lui ha visto però che non era stata operata, era andato anche nel panico. Ah, ok. Questo. Sì, va sì, bene, sì, va sì, bene. Sì, sì. Va bene. Hammer aveva fatto 2 più 2 perché non aveva visto il lettino dell'operazione usato, cioè non... Ok. Sono rimasto anche freeze. Sì, esatto, Yona... si era frizzato. Yona ti guarda, Mason, e dice: io penso che tutte queste decisioni però dovrebbero essere prese dal nostro capitano. E si gira verso Silva. Sì, il capitano? Il capitano mi sembra inabile. Capitano? Il capitano vi sta guardando con un'aria abbastanza delusa, indipendentemente già da quello che prova per se stessa, ma vedere quelli che sono i suoi uomini, perché lo sono indipendentemente da quello che ricorda, che stanno litigando. E io dico, capitano, lei si ricorda degli anni passati assieme, vero? Mason, questa persona ci sta dicendo che il colonnello è implicato in tutto questo. Già. Signore, ma lei si ricorda che abbiamo già incontrato persone che erano in quei campi ed erano state usate come cavie? Guardo un attimo il medico. Il dottore. Sta guardando anche lui la discussione? Il dottore in realtà, sì, nonostante ovviamente sia stato praticamente preso con la forza, ma in realtà poi ha visto l'ospedale esplodere dietro di sé, quindi un po' se ne è fatto una ragione, un po' ti sta guardando quasi con interesse scientifico e dice: capitano, lei si ricorda di me? Sentite. Vedete proprio Silva fisicamente che ha le spalle che gli cadono come se stesse invecchiando di colpo, come se fosse estremamente stanca. Vi devo parlare. Io
È meglio che lo faccia in fretta, signore. In tutto ciò, mentre voi state parlando, dopo vi faccio proseguire, mi dite quale ordine avete dato a Chaplain, cioè quale percorso deve seguire, così intanto il mezzo si sposta seguendo il percorso che voi gli avete ordinato di seguire. Io direi da qui a qui, utilizzando le strade minori. Quindi tutto questo groviglio di strade minori. Ok. E poi andando in su. Se tutti sono d'accordo, questo mi sembra la cosa più sana. Ok, quindi spostandovi diciamo di 1, 2, 3 chilometri per le strade diciamo della colonia interne e poi prendere la statale 2 e raggiungere i campi di estrazione. Ok. Ok, perfetto. Allora, un attimo solo che... vado in un attimo in pausa con la registrazione e faccio 5 minuti di pausa, che ci rivediamo tra un attimo. Oh, rieccoci qua. Ok, quindi intanto che c'è questo scambio di battute, diciamo che io vi faccio spostare più o meno, vi hanno detto così. Intanto, arrivare qui. Sì, e più o meno qui all'imboccatura, poi vi dico se eventualmente succede qualcosa. Vedo che anche in questa colonia le rotonde... È pieno zeppo di rotonde, sì. Perché sono una cosa del futuro, per quello. È una viabilità che denota progresso. Allora, il... ditemi se... scusami Silva, ti avevo interrotto prima, avevi detto vi devo confessare una cosa e vi avevo detto di dirmi da che parte andava, così gli puoi dire, poi vi dico che cosa eventualmente succede durante questo tragitto. L'ha già dimenticata, non ti preoccupare. Vi devo dire una cosa. che non era morto. Adesso entra in loop e è andata. Esatto. Vabbè, dunque, seriamente, Silva vi sta guardando con un'aria abbastanza da cane bastonato e si siede lentamente vicino al medico, guardandovi dal basso verso l'alto, e prendendo una sigaretta vedete che la sua mano trema in questo momento quando tenta di accenderla. Sentite, io ho effettivamente un problema. Da quando siamo tornati qui dentro, io di colpo ho perso la memoria. Non so più cosa è successo. Ho dimenticato i vostri nomi, ho dimenticato il mio nome, la mia storia, quello che sono e quello che dobbiamo fare. L'ho letto, Mason, quindi... so quello che dovremmo fare. E guardo il medico, mi ricordo di lei, soprattutto della nostra non conversazione all'ospedale. Però non posso mantenere il comando. Non in queste condizioni, vi metterei in pericolo. Il dottor Litvin accenna un assenso con la testa e dice... Mi dispiace, capitano, io l'ho visto anche altre volte. Deve aver subito un forte shock, questa è sindrome post-traumatica. Io non so che cosa abbiate affrontato prima, ma... l'ho visto altre volte. Vorrei poterle rispondere, ma non lo so. E lui ti dice... Purtroppo non c'è una formula magica, o nemmeno una formula chimica. La memoria potrebbe tornare in qualunque momento, o anche non tornare affatto finché la situazione rimane stressante. Beh, potrebbe esserci un ulteriore stress che la sblocca, così come potrebbe peggiorare. Purtroppo non posso esserle d'aiuto. Peggiorare? Peggiorare, dottore? Peggio di questo, le assicuro, non è possibile. Potrebbe solo migliorare. Sergente, Iona, il comando passa a te.
per catena di comando. Sei tu adesso il capitano. E quindi, sergente, cosa vuole fare? Abbandonare una dei nostri? Yona? Yona... come reagisce a tutto ciò? Quanto è felice? Yona... Yona si porta una sigaretta tremando alla bocca. Yona, beccati uno stress, vai. Così, free, per aver ricevuto il comando. Il comando... lui voleva soltanto stare alla scrivania, non gli fregava un cazzo. Il pacchetto regalo del comando. Ti è arrivato proprio un bel pacchetto con dentro una merda e un bigliettino con scritto... è un punto stress. Ah, esatto, è un punto stress. Ma poi nella situazione più di merda. Guarda Hammer... Quando dice andiamo a salvare, a prendere comunque uno dei nostri, e comunque una disertrice che potrebbe darci dell'informazione, e guarda Hammer, quali sono gli ordini? Nel farlo porta la mano alla pistola e diciamo apre la fondina. Io mi porto una sigaretta alla bocca, me la accendo e dico: la priorità è tornare a casa vivi. Arrivati a questo punto, non abbiamo idea di quello che sta succedendo. Quindi andiamo là, scopriamo cosa sta succedendo e troviamo il modo per portare più persone possibili in salvo. E là dove, scusi? Vedi che è passato a lei? Dal caporale. Dal disertore. Sentiamo che cosa ha da dirci. Ottima scelta, signore. Ok. È il momento giusto. Sì, vai, scusa. Vai. È il momento giusto in cui tu, ragazzo, dovrai tirar fuori le palle. Vedi che Hammer lo dice mentre sta lustrando e sta guardando l'interno della sua smart gun, facendo il classico lavoro di piccola manutenzione che si fa alle armi. Yona ti guarda e ti dice: beh, tu assicurati che le mie palle siano ben coperte e io le tirerò pure fuori, non ti preoccupare. E Amber ti fa un bel sorriso. Allora... adesso manca solo i bacini. Allora, in tutto ciò, io vi chiedo due cose. Uno, quella trasmittente dell'UPP, che quella radio portatile che avevano i ribelli. Era in tasca. L'hai presa tu? L'avevi presa? Sì, l'aveva in una presa. Tasca, in una tasca quella, e nell'altra c'ho le granate. Allora, sì, l'aveva quella, presa. A un certo punto l'ho tirata fuori, non sapevo cos'era, l'ho rimessa in tasca. Allora, Silva, fammi vedere un attimo, fammi vedere. Equipaggiamenti, oggetti, ti pigli anche una bella unità di comunicazione UPP. Eccola qua. Te la do perché ovviamente ha un peso e te sei quasi al limite del peso che puoi, cioè al limite, insomma, stai già andando alla metà più o meno del peso che puoi portare. E te lo dico perché tu non sapevi cosa fosse, te la sei rimessa nel, diciamo, in una delle tasche, diciamo, della divisa. Senti un suono a un certo punto che viene da quella trasmittente, come se si attivasse, e senti una voce che parla, la sentite tutti in realtà, perché all'inizio la radio... probabilmente, però non me ne accorgo perché sto ancora, certo, ascoltando io, Hammer e Mason. Poi a un certo punto mi disturba anche perché sento sta cosa, dico, sì, mi guardo attorno, una... poi di sotto nella tasca. Di sottofondo una voce incomprensibile, cioè esatto. Un accento... E se la tiro fuori, a quel quindi punto mi perdoneranno gli spettatori di lingua russa che ci ascolteranno, ma la mia sarà ovviamente solamente una pallida imitazione perché non so parlare russo, ma sentirai qualcosa del tipo: il 10 comandant, il quale padrone, tiene snotri di me. E senti uno scambio di battute e
e poi con un forte accento russo, forse la traduzione di quello che è appena stato detto, detto anche in inglese, nella vostra lingua. Io nel frattempo l'ho presa, vi sto mostrando questa cosa che parla, questa radio, e vi sto guardando, e guardando la radio in alternanza. Truppe simpatizzanti in ascolto, qui tarde, il carico è andato, nessun sopravvissuto, ritiratevi, continuate a combattere. Noi seguiamo le tracce. Comandante, non devono essere andati lontani. Direzione est. E senti un'altra voce che dice... E lui che... E quell'altra voce che risponde, come, ma ti sembra quasi un'affermazione. Quindi voi sapete che c'è un comando di forze dell'UPP che era probabilmente appena stato dal covo dei ribelli e che ora è sulle vostre tracce. Ah, ok, quindi quando parlava di nessun sopravvissuto si riferiva al covo dei ribelli. Sì, sono entrati, hanno visto ovviamente lo sfacelo che avete fatto. Ok. Iona, Silva ti dà la radio in mano come a dirti auguri per una seconda volta. Iona vi guarda e dice, beh, non c'è proprio fine al peggio, dico bene. Meglio loro che quei cosi schifosi alieni in ogni caso. Muoviamoci. Mentre state per imboccare il raccordo che vi porterà sulla statale 2, vedete Chaplin che rallenta leggermente e ti fa segno a te, Iona, su uno dei monitor che indicano l'esterno dell'APC. Inquadra una via laterale. E tu intravedi tra i cumuli di neve e i flash delle esplosioni esterne quelli che sembrano essere... ti sembrano dei civili perché hanno abiti, delle tute da lavoro, degli abiti civili. In linea sono almeno 7. In linea contro un muro di un edificio parzialmente crollato a seguito di uno dei bombardamenti. Di fronte a loro... dei soldati dell'UPP, riconosci le armature bianche che li stanno allineando lungo la parete. Questi soldati dell'UPP sono 3 e sono armati e hanno i fucili puntati contro questi civili. Il Chaplin ti guarda e dice... Iona si blocca. Un'esecuzione sommaria, sergente. Cosa... E rimane un po' in sospeso, come per dire... Lui non si è fermato, con l'EPC, sta andando piano. Sì, sì. Deve capire, vuole sapere se deve... se volete intervenire oppure se deve proseguire. Iona si ferma un attimo, resta... un attimo impassibile davanti a questa visione, e in quel momento vede il flashback del suo compagno morto a terra e intorno a lui vari civili che sono stati coinvolti in quella missione e ritorna in sé, guarda i suoi compagni e dice: ok, beh, facciamo una piccola cappatina. Tecnicamente possiamo sparargli dall'APC madre? Tecnicamente sì, vi dovete avvicinare, ovviamente, e sicuramente vi vedranno se vi avvicinate con l'APC, però
una sparata di Gatling. Ora immagino che Yona non sia più nella postazione gunner, essendo il capitano, no, forse. Io vi stavo parlando, ma volendo posso andare anch'io. Sì, anche perché le postazioni non è che, cioè, tieni presente che la torretta è la torretta soprattutto del, tutte e due le torrette. Ah, sono telecomandate. Sono telecomandate, Ah, ok. Non ci sono dentro, non è. Sì, e ci quindi sono noi siamo lì. Ci sono delle postazioni adibite, però nel senso potete fare anche in fretta a scambiarvi di posto, cioè non è quello il problema. Esatto. Quindi non è che tanto scompari e non senti quello che si dice. No. Siete sicuri? Ah, ok. Allora mi metto sì alla mitragliatrice e dico a Chaplin: avvicinati, dammi una linea di tiro pulita. Lui fa un cenno di assenso con la testa, porta in avanti la cloche dell'APC che, sollevando della neve, si fa in avanti lungo questa strada. E i soldati dell'UPP ovviamente vi vedono, i fari dell'APC li illuminano e vedete tutti chiaramente questi civili allineati lungo la parete, questi tre soldati che stavano sollevando i loro fucili a cappa contro di loro quando i fari del vostro APC li illuminano. Prego, chi vuole aprire il fuoco contro questi soldati? Quindi in postazione c'è sulla Gatlin il sergente Yona e ci sarebbe anche l'altra postazione, ci sei te, Mason? Certo. L'altra postazione però è al plasma, giusto? È un cannone a impulsi a plasma in fase. È un cannone. Che... diciamo che io tengo la guardia se arriva qualcosa, va bene? C'è un... dai, ci sta. Fammi vedere, è vero che è un colpo singolo, diciamo che è un colpo, è un cannone a impulsi a fase, però è un po' vaporizzi anche i civili, fa un'esplosione. Vorrei evitare di vaporizzare i civili, era per quello l'unico motivo. Beh, chi spara mi faccia un bel tiro col mitragliatore Gatling da 20 mm della cosa, si mette su gunner. Sì, mi devo mettere su... Allora, io sono su Gunner, faccio... Vai su Inventory, esatto, delle PC e clicchi sul mitragliatore. Vabbè, nessuno mi dà una mano, suppongo. Beh, no, sei da solo a sparare, sì, in quel caso. Da solo a sparare. E vai. Devo aggiungere però lo stress, 4 di stress. E te lo aggiungi in automatico, direi. Ah, ok, quindi non metto nulla, Dovrebbe aggiungere. Ho già provato, te lo aggiunge. Okay. Sarebbe meglio. Era meglio se ci andava qualcuno che non aveva stress. Ah, non te l'ha messo lo stress? Non te l'ho aggiunto. Ah, ma perché Chaplin ti tira sempre? Che palle, ragazzi. Ah, aspetta, okay. aspetta un attimo. Facciamo così. Lo tolgo, scusami. Chaplin, se tu togli Chaplin, lo metto come passeggero. Ok, vediamo. Prova adesso. Sì. Aia, cioè, aia, aia. Oh, cazzo. Vabbè. Gag. Non ce la fai, perché sei lì che stai per sparare, ma qualcosa ti congela. Sì, il tuo livello di stress e il livello di stress di tutti i tuoi amici cresce di uno, e vi dico anche il perché. Tu ti congeli, hai quel secondo di... dopo me la racconti, hai quel secondo di incertezza. In quel secondo di incertezza vedi che uno dell'UPP si è girato verso l'APC sollevando il fucile, ma ovviamente sa che non può fare nulla contro un carro corazzato, e urla un ordine e gli altri due soldati aprono il fuoco sui civili, e questi sette civili vengono falciati dagli AK. E a questo punto sparo io di reazione. E questo è quello che vi aumenta di uno lo stress a tutti, ovviamente. E tu, Yona, dimmi a questo punto, questo tuo congelarti, che probabilmente ha decretato la fine di questi poveri civili, come impatta su di te?
Beh, malissimo. Certo che c'è una serie di comandanti qui che... è proprio totalmente distrutto. Io per l'appunto mi congelo in quel momento perché il mio sguardo cade sui civili e in quel momento penso a tutte le cose che potrebbero andare storte, a magari un proiettile che potrebbe colpire loro e ritrovarmi di nuovo complice di una strage. E quando vedo che il generale mi nota, ho quel mancanza di un secondo che gli fa dare l'ordine, e quando vedo i civili venir falciati, io mi blocco, vado completamente nel panico e vedo altra gente morire per causa mia e resto lì congelato a guardare questa scena come se non fossi lì. E tu quindi, Mason, vedi ovviamente tutto questo, vedi che Iona è frizzato. Sì, e a quel punto dico, che cazzo di comandanti, e sparo. Ok, e spari con la torretta a impulsi di plasma in fase, vai. Esatto. Patapum. Sono... plasma in fase 6 danni più 1 più 1 7 per quanto mi riguarda un'esplosione, cioè questo raggio bluastro che parte, un'esplosione di neve e qualcosa di rosso che una volta era un corpo umano che viene disintegrato. Quando la neve si posa, il fumo si posa, intravedete probabilmente gli altri due soldati che stanno scappando e si sono già infilati in qualche vicolo delle strade. Chaplin, fuggiamo da qui, veloce! Chaplin fa manovra. Sì, vai, prego, andate. No, è l'unica cosa. Hammer, quando si è accorto che è quello che è avvenuto, nel momento esatto in cui poi Mason ha polverizzato uno di questi tre soldati, arriva proprio di impeto sulla postazione della Gatlingan, dando proprio una spallata al sergente, facendolo schizzare via, proprio ci mette proprio forza senza chiedergli permesso proprio, e si piazza lì e ti dice: queste cose le devono usare chi le sa usare, hai preso il comando della squadra, pensa a fare almeno una cosa per bene. Ok, tu Iona sei un po' nella... Come era Gorman in Aliens contro finale, cioè sei lì tutto sudato. io sto tremando, e mentre cado a terra faccio fatica anche a rialzarmi, mi siedo proprio in preda a questo attacco di panico e mi prendo... Naprolev. Ok, te lo puoi togliere dall'inventario, fai delete col tasto destro sul cosa sull'iconcina che c'è sulla destra e ti puoi avverare lo stress. E ovviamente ti puoi anche togliere l'effetto panicked, sempre col tasto destro. A questo punto Chaplin fa manovra e con la cloche rimette sulla strada l'APC e comincia ad andare verso nord, verso i campi di estrazione. E Iona, Silva, che era restata seduta vicino al medico in tutta questa operazione, troppo persa nei suoi problemi per occuparsi di provare a fare altro, si avvicina a quattro zampe praticamente, senza nemmeno alzarsi, e ti appoggia una mano sulla spalla dicendoti: sergente, non sempre va tutto bene, ma si impara, non lasciarti abbattere. Io mi giro verso di te, ancora tremante, perché comunque ho appena preso la medicina, ma ancora sono in pieno attacco di panico, quindi mi vedi che ho ancora lo sguardo perso nel vuoto. Dico: è successo di nuovo, Iona.
Guardami. Non puoi lasciarti adesso prendere dalla disperazione, ok? Non puoi. Sei il capo della squadra. È su di te che gli altri fanno affidamento. Sì. E abbiamo ancora una missione, anche se disperata, ma è la nostra missione. Ce la puoi fare, Yon? Sì, devo portarli in salvo. Devo portarci tutti quanti in salvo. Sì. E vedi che prende un po' di forza e vedi che inizia a rilassarsi un pochettino di più. Ti darò una mano come potrò, sperando che la memoria mi torni, ma se non dovesse essere così, tu dimmi cosa devo fare, io lo farò. Grazie, ma ricordati, capitano. Non perdere la testa. Grazie, capitano. Grazie. E vede che si porta una sigaretta alla bocca e poi te ne offre una. La prendo con un sorriso. Avevo appena finito l'altra, visto che continuo a fumare il pacchetto che praticamente ormai adesso è agli sgoccioli. E poi ti guardo con un'aria un po' innocente, quasi da bambina, dico, quella cosa che hai preso è quella che abbiamo preso all'ospedale. Che cos'è esattamente? Faccio vedere la pillola che tengo in mano, preso dalla tasca. È un ansiolitico. È roba buona, l'ho già presa prima, quando mi era successo il vecchio incidente. Ok, beh, quasi quasi allora me la prendo anch'io, che dici? Chissà, forse sta bene ai ricordi. Sì, non è male, non è male. Quindi tu, Silva, dimmi... non fumi più, diciamo, come sigarette ne avevi usate due, giusto per completezza. Penso che ho già fumate 4-5, anche se non mi toglie stress, cioè proprio un tic nervoso che avevo in questo momento. No, volendo te l'avrebbe tolto, quindi se mi dici che ne hai fumate altre 4, per me vai a 4 sigarette, ti puoi calare di 4 lo stress, quindi avresti solo 2 stress, però hai ancora l'effetto delle sigarette attivo, ovviamente. Ok, comunque adesso prendo quella caramella, quella pillola che dovrebbe aiutarmi, quindi in ogni caso vado a zero. Sì, però lo usi? Sei sicura? È una caramella. Sei sicura di volerlo usare il Naprolev? Ma certo, Silva non sa che cosa sta prendendo. Okay. Lena le ha appena detto che fa bene, che è buono. Va bene, giustamente, va bene, allora ti tolgo. È roba buona. È roba buona. Ti tolgo il Naprolev, ok. Mi dici quando siamo arrivati che gli dico una battuta a questi due? Allora, siete praticamente, sì, per me state arrivando, vi chiedo solamente appunto chi vuole, prima di scendere, di fare qualunque cosa sia la scena, di eventualmente chi vuole usare il proprio oggetto personale, chi vuole usare qualche equipaggiamento, questo era il momento buono durante il tragitto sull'APC. Ah beh, io trasferisco solo l'oggetto personale mi piace, anche se poi magari mi l'oggetto personale tempo, si può usare per calarsi lo stress una sola volta per sessione, vi ricordo. Allora l'ho già usato. Anzi, per atto, perdonatemi. Sì, allora posso, l'ho già usato. Infatti pareva, per quello l'ho detto, boh. No, però... Ma l'oggetto influiva nel senso che ti azzerava lo stress? No, giusto? Meno uno. Sì. Beh, direi di non averne bisogno, però. Ok, quindi chiunque voglia fare qualcosa per lo stress me lo dica che... Allora, visto che comunque si usa una volta per atto, io l'oggetto personale lo lascio attaccato alla cloche del cannone. Okay, come Hammer, il cannone è mio. Qual è il tuo oggetto, Hammer, scusami? È la miniatura del Marine. Ah, sì, okay. Figure action figure. Vai, Hammer, scusa. Hammer ha come oggetto personale ovviamente le sue dosi di X-Steam. Vedete che prima che la PC parcheggi le sfiora la tasca in cui che le contiene, le conta in maniera molto metodica. Ne prende una, bisbiglia qualcosa di incomprensibile e si tira sulla manica e si fa un'iniezione. Quindi, siccome è anche il mio oggetto personale,
Sì. Cioè, mi faccio una dote perché in questa fase ancora non me l'ero fatta. Certo. Mi scappo e ci interagisco per quanto possa interagire con degli stimolanti, diciamo, ecco. Certo. Che cosa sussurra in maniera incomprensibile Hammer? Si può sentire o non si sente? Probabilmente lo sussurra veramente a bassa voce, e quello che dice non è un... sono, diciamo, come dire, spara un po' di merda sui propri compagni. In realtà quello che dice proprio: che cazzo di fichette mi hanno infilato, una banda di gente che non sa fare un cazzo. E io prima di scendere dico ai due: se il gruppo di autoaiuto Marines Disperati ha finito, abbiamo una missione da compiere. Silva, che si alza e ti tira un pugno. Bel pugno in faccia. Ah beh, allora... Boom, ragazzuoli. PvP. Master che non aspettava altro. Mi tocca usare la pistola. Raga, ma questo senza commenti, questo è stato il suo commento. Hammer, mi ricordi una cosa, Hammer? In questo caso varrebbe la pena fare, secondo te, un tiro contrapposto di close combat? Ma se l'intenzione è quella di mettersi a ferri corti, sì, in close combat. Cioè, se Mason decide di reagire, sì. E certo, dipende che reagisco, cioè è automatico, siamo militari, non... E allora facciamo così. Se Mason estrae la pistola, Iona si... No, andiamo con ordine. Andiamo con ordine. Non estrae la pistola, sta tranquillo. Andiamo con ordine, ragazzuoli. Silva tira il pugno. Vai, Silva. Silva, close combat. Ok. Un successo. Pam. Vuoi pushare? Sì. Te l'ho chiesto perché secondo me lo facevi un'altra volta. Dopo tutto quello che abbiamo detto per poterlo pushare, non me lo lascia pushare ancora. Non te lo lascia pushare ancora? No, magari consenti multi push. Il programma è contro di me. Ma perché l'ha dimenticato anche il programma? È giusto. Esatto. Perché adesso assistenza medica? Vabbè, sì, io raga non so cosa fare. Prima funzionava, cioè, capito? Ma perché prima gli ha tirato un pugno e poi dopo gli dà una mano a rimettersi a posto. No? È fantastico, faccio tutto da sola. Allora, Silva, aspetta un attimo che te l'ho cancellato. Quindi vai a stress 1 e va benissimo. Mi ritiri un close combat con un -1 sui dadi base, esatto. Aspetta, sì. Base dice -1. Yes. E un successo l'avevi già fatto. Ok, e niente. Te lo ripuscio perché è su forza, quindi lo posso fare due volte. E mi ritiri sempre uguale, allora. Allora, ti aumenti di 1 lo stress, aspetta. Quindi vai a 2 stress. E poi mi ritiri close combat, sempre base dice -1. Ok. Ora, Master, e ora, mentre loro tirano... Sì. Sono nella pagina che parla del player versus, sì. player versus player. Sì. Cioè, secondo me c'è da intendere su due livelli, perché o è una scaramuccia per mettere un attimo a posto, per chiarire una roba al volo, oppure se è veramente un player versus player, ma io lo intendo per come scritto, di uno che vuole uccidere un altro e di conseguenza... Chi agisce per primo, quindi chi il primo personaggio giocante si scatena contro un altro personaggio giocante, poi qua dice proprio che diventa un NPC, perché la situazione si complica talmente tanto. Certo, però non è questo il caso, immagino. No, questa è una scaramuccia, no, dai. È la tipica rissa. È una scaramuccia, io l'avrei risolta con il tiro per la semplice ragione. Sì, per sì, me possiamo anche sì. non tirare. Era per il divertissement, per vedere se effettivamente ti facevi una ferita. Tu puoi reagire, ovviamente, Mason, con un cross combat puoi tipo bloccare il suo colpo, insomma. Stress però. E fai keeping together, però glielo pari. Mm-hmm. Però ovviamente la cosa ovviamente ti ha stressato, cioè ti mantieni freddo, però riesci sì, a... Perché,
Sì, perché io ho la caratteristica che mi ha aiutato, Nerves of Steel. Ok. Per quello mi mantengo freddo. Ti mantieni fredda e con Silva che ti vuole tirare questo pugno e in realtà ti colpirebbe. Tu cosa fai? La blocchi, la fermi, la eviti? Come... La blocco solo. Ok. La guardo e gli dico, è tornata al comando? Questo non è questione di comando. È tornata al comando? Sergente Mason, sei in missione, come lo sono io. E quindi ti domando un minimo di rispetto. Se non sono al comando, è perché ci tengo alla vita di tutti quanti. Se non è al comando, è perché non è in grado. Punto e basta. Detto questo, io prendo e me ne vado. Brutta stronza. Lo senti proprio. Io mi giro verso Silva e gli dico... Signore, non importa che cosa pensa Mason, l'importante è che ne usciamo tutti quanti vivi. Non è così che se ne uscirà vivi. E poi mi preparo per uscire. Detto ciò, esatto, il portellone viene aperto e vi trovate fondamentalmente in questo... con le esplosioni... diciamo dell'invasione tuttora in corso nella colonia, grosse esplosioni, colpi di in lontananza, colpi, anzi facciamo così vi fate un'idea di quello che magari sentite. Giustamente ve li metto in sottofondo. Ok. E con questi suoni in sottofondo, astronavi caccia che sorvolano, continuano a sorvolare, vi trovate in questa specie di pianura molto ampia, coperta, c'è un riverbero, il tipico riverbero della neve. Quel bagliore biancastro, bluastro, che però si macchia dell'azzurro delle armi al plasma, delle contraeree al plasma e dell'arancione, delle esplosioni che illuminano le nuvole basse e si rifrangono sulla neve, dello scontro che è a poca distanza da voi, si è spostato verso il centro della colonia. E verso Fort Nebraska, immaginate. E c'è questa, appunto, questo spiazzo in cui in lontananza e ogni tot vedete allineate come dei mostri, come dei dinosauri meccanici, queste pompe che possono ricordare un po' quelle tipiche che si vedono sulla Terra, no? In Texas, queste specie di martelli con una pompa attaccata che si muovono costantemente a pompare il petrolio dal sottosuolo. Ovviamente questi sono enormi, hanno una forma anche molto più squadrata, sono neri, si stagliano neri contro questo cielo illuminato dalle esplosioni e questo manto di neve in questo punto immacolata che si è depositata durante la tempesta prima. Ed è tutto silenzioso, se non fosse per gli spari e le esplosioni in lontananza. Io scende dall'EPC. Hammer in realtà è già sceso, giusto? Hammer, sì, probabilmente è un tra i primi, è vicino al portellone, appena si ferma la PC esce e si mette subito, ha preso un paio di manette, come ho detto prima, e esce fuori con la smart gun puntata e il mirino all'occhio che gli indica tutti i vari viventi che ci sono a giro, che lo aiuta a portare i colpi, e si guarda attorno cercando di sfruttare anche questo per identificare se è a vista il caporale.
Io indico alle due giubbette rosse di stare nel mezzo, di tenere d'occhio sia il doc che il prigioniero. Io mi avvicino a Hammer. Ci portiamo via il polacco. Io mi avvicino a Hammer. E anche Dante, e dico, ovviamente. E gli dico... Beh, vacci piano, eh. So che hai una gran voglia di sparare e menare le mani, e forse hai anche ragione, ma cerca di non ucciderla prima che parli. Sergente, potrà pensare quello che vuole di me, ma io applico la legge. È un disertore e non me ne frega un cazzo se ha tutte le buone ragioni per esserlo. Deve essere disarmata, faccia a terra, manettata. Poi ci parleremo una volta dentro la PC mentre andiamo verso Fort Nebraska. Se si azzarda a alzare l'arma, a fare qualcosa, beh, si dà qualche colpo sulla canna dello Smarkan. Ho già il giusto trattamento per lei. Ok, beh, ti chiedo soltanto di ragionare una volta in più di come di solito fai, ok? Qualsiasi cosa sta succedendo, lei è la chiave per capirci qualcosa. Applico la legge. Applico la legge, sergente. Applica la legge, ma con calma. Mason si francabolla a Dante, comunque. Allora, proprio appiccicato. Mentre voi state dicendo questo e siete scesi dalle PC, le PC è alle vostre... In che modalità siete scesi? Ad armi spianate, quindi? Sì. Ovviamente sì. Wright non è in vista, eh? Non è che è lì in mezzo al campo, voi non la vedete, non sapete dove sia. Io avanzo e mi guardo intorno, suppongo insieme a Hammer, che mi segue. Sì. Ok. Ah, chiude la fila in questo momento, resta in disparte, chiude la fila al fucile. Quindi siete fuori, c'è... adesso non mi interessa esattamente la vostra posizione, comunque siete Silva, Iona, fuori, Mason e Hammer. Siete... E c'è anche il polacco. E Wimieski, ok. E Dante. Perfetto. Manca, eccola qua, Dante. Perfetto, io sono francobollato a Dante. Ok, il mentre voi state, vi state guardando intorno, sentite un sibilo di fronte a voi e una comunicazione che vi arriva dall'interno delle PC. Chaplin che dice: contatti verso nord. Io, mentre lo sta dicendo, una scia di fumo arriva verso le PC. Ma lo mancano. E c'è un'esplosione poco distante dalle PC che lo fa sobbalzare e illumina tutta la zona di arancione. Vedete che la scia di fumo è davanti a voi. Ed è quello che sembra un enorme trasporto truppe, ve lo faccio anche vedere, che si muove con velocità dalla vecchia raffineria e si sta muovendo verso di voi. È un trasporto truppe dell'UPP, lo riconoscete, è il cosiddetto BUE, trasporto OX. E... bello, è proprio sovietico. Proprio. Sì. Ve lo faccio vedere, esatto, questo qua. Minchia. Il Mikoyan Liu Ox Series. Ha queste ruote, considerate che sono immense, vedete la scaletta com'è di fianco alle ruote. Questo qui è un mezzo armato, pluriarmato, perché voi siete militari, riconoscete i mezzi nemici. Ha una torretta di plasma in fase e ben 3 mitragliatrici Gatling anziché una. È su ruote
è un mezzo meno manovrabile delle PC. E vedete che delle ruote enormi. Sta arrivando e sta facendo sbarcare una squadra di 5 soldati dell'UPP che cominciano a schierarsi e a sparare qualche colpo verso di voi. Che distanza sono più o meno come zona, cioè come zona? Sono a extreme, long, così proprio indicativamente? Allora, sono a indicativamente... extreme no, secondo me sono a distanza lunga. No. Okay. Allora io ordino al comunicatore, se mi sentiranno mai. Copriteci dal mezzo con le armi pesanti! Nascondiamoci, signore! Più o meno sono a quattro zone di distanza, cioè sui 100 metri più o meno. Forse qualcosa di meno. Iona ti risponde... Sì, copertura! Ritiratevi! Vedete che l'APC comincia a sparare contro questo mezzo pesante mentre voi vi scambiate dei colpi e dalla nebbiolina che si alza tra le armi da fuoco, le vostre armi da fuoco, le loro e quelle dei mezzi corazzati che si stanno sparando a vicenda, vedete un fascio di luce rossa che dalle tenebre parte e è come se scandagliasse, arrivasse, in men che non si dica, verso i soldati dell'UPP. E in un attimo, a una frazione di secondo, vengono sparati due colpi che fanno saltare letteralmente la testa e un braccio di uno dei soldati, che ovviamente cade a terra, comunque morto. Sentite delle urla in lontananza. Questo fascio di luce rossa, questo mirino laser, è più o meno dalla posizione di una delle pompe che stanno pompando il petrolio greggio. Direi che non è tanto una zizzatrice, signore. Faccio cenno a Dante di seguirmi verso le pompe. A questo punto io metto un attimo una musichina allegra. E direi che, allora, ovviamente voi avete riconosciuto che è il mirino del caporale Wright, che è lì più o meno nella vostra stessa zona, che sta sparando anche lei verso le truppe nemiche, ne ha già eliminate due. A questo punto io farei andare tutti in iniziativa e, come al solito, così, ma ce la sbrighiamo in fretta, perché voglio solamente mettere uno dell'UPP, che sarà il vostro, poi gli altri li tengo comunque in iniziativa, quindi andiamo in iniziativa. Ok. Oh, ci fosse una volta che faccio un'iniziativa decente. Vabbè, almeno... Zimieschi number one. Zimieschi il primo che reagisce, bro. Grandissimo. Più forte. Allora, aspetta. Bisogna estrarre anche per l'APC? Ma no, ma fatto. Questo qui lo... non l'estraggo perché sarebbero quelli che sono sopra, probabilmente, ma... Ok. Lo faccio agire tutto in un unico. Ok. Zimieschi apre il fuoco, anche lui verso le truppe, ovviamente. Zimieschi. Allora.
aveva, siamo con te. Aveva ancora, il fucile da cecchino, Zimieschi. È certo. Vedete che si lancia, si butta per terra in posizione sdraiata e con lo stesso puntatore laser che avete visto arrivare dai pozzi petroliferi parte verso una delle truppe. Grandissimo Zimieschi. E andiamo subito. Mettiamo un teschietto, va. Ok, 2, 3, 4. Un altro dei militari cade con un urlo. Da svidania. Iona. Beh, Iona, toglimi una curiosità, Dario. Vai. Command. Sì. L'azione di Command. Cioè, effettivamente io con... che cosa potrei puntare a fare con Command? Command potrei... ti serve in due modi. O per annullare l'effetto Panicked, quindi avvera la scala di panico e riparte fondamentalmente da uno, oppure lo usi per dare ordini ai tuoi compagni di squadra e se i tuoi compagni di squadra eseguono quello che gli hai ordinato di fare, ogni successo che hai fatto con il tiro di Command si trasforma in un dado extra che loro possono usare. Okay. Tipo puoi dire ai PC di continuare a colpire il mezzo corazzato. Esatto, io come comando appunto Iona si gira e dice a tutti quelli che sono sull'APC, sparate con tutto quello che avete contro quel cazzo di mezzo. Ok, perfetto, quindi il tuo command è quello, fammi un tiro di command a questo punto e vediamo quanti dadi in più. Poi ho anche un'altra action, giusto? Una slow action. E allora tu conta che, fammi vedere un attimo però, secondo me, allora fammi vedere, combat, allora command, sai che secondo me però è una slow. Command. Sì. Minchia. Aia. Però. Push, frega, dai. Ecco. Vai, pusha. Oh. Ok, l'APC avrà due dadi in più da tirare se spara contro il mezzo blindato. E ok, è una... Hai l'azione veloce. Quindi io posso fare... Ho una fast, sì. Puoi metterti al riparo volendo, Mi metto al riparo, faccio l'Iona della situazione e mi metto al riparo, dai. Ci sta. Dietro a un piccolo pezzo di cemento, suppongo. Sì, che ci sono delle strutture qua. Considerate che è una cosa di pompaggio. Quindi tra piccole casette di cemento, tubature. Oddio, nascondersi dietro delle tubature in cui forse c'è ancora del petrolio. Esatto, magari no. Non so quanto. Magari no. Però. Già che ci sono, mi nascondo dietro a dei barili rossi. Esatto. Esatto. Quello è peggio perché comunque il petrolio non prende fuoco. I barili rossi, per tradizione, esplodono. Sì, sì. Dietro una struttura in cemento, comunque. Sì, sì. Quindi mantengo, ricordati, comunque il contatto visivo sia con i bersagli che con i miei compagni, ovviamente. Certo, assolutamente. Quindi ricordati che avrai un bonus all'armatura di, direi, 5. Ok. Sei comunque dietro un muro di cemento, insomma ci sta. Hammer, prego. Hammer vede che Mason si affianca, che è la sua rival, si affianca alla sua compagna di Fireteam, che è anche la sua buddy. Quindi si avvicina, si affianca a Dante e gli dice proprio comando veloce, così, proprio classico comando che probabilmente ci siamo detti numerose altre volte e sappiamo bene a che cosa ci intendiamo. Gli dico, Dante, formazione! E con la smart gun...
Ora stavo leggendo una cosa, perché vorrei fare AIM, no? Che è una sì. Fast hack. Sì. Ma AIM lo posso utilizzare subito il bonus se poi faccio con certo. Il certo, fai il con la fast aim e hai un più 2 a colpire. Cioè sì, al, sì, al lo puoi fare subito. Certo. E quindi faccio questo, faccio aim su un soldato. Allora, conta che prima non, quando ho sparato con Zimieschi non l'ho contato, però in realtà voi siete a distanza lunga, quindi avresti comunque un meno 2, quindi ci sta, vai in pari. Faccio pari, sì. In faccio realtà. Pari, quindi tiro. Esatto, quindi in realtà tiri normalmente. Me coglioni. Non pusho e... No, non pushi, ok. Concentro i colpi su uno dei due soldati e li metto tutti sul danno per dividerlo a metà, praticamente, per provare a vedere se gli sfonda anche l'armatura. Certo, assolutamente. Allora, guarda, tanto è piercing, quindi vediamo subito. Lo tagli in due. Un altro, ciao, ciao. Un altro soldato dell'UPP viene falciato. Bisogna dire che questi dell'UPP vanno giù come birilli. Dante, cosa volete che faccia? Spara. Beh, spara normalmente, quindi lei ha un meno 2 perché è sempre a distanza lunga, quindi... Beh, può fare anche lei aim. Anzi, lei in realtà è una specialista con l'RPG, con lanciarazzi. Beh, allora secondo me spara al mezzo, perché se è specialista lei sa che deve colpire il mezzo. Sì, quindi lei usa il lanciagranate Armat, anzi no, il lanciarazzi M5. E minchia, c'ha l'M5. Avrebbe un più 2 per la sua specializzazione, ma va in pari col fatto che è a distanza lunga, quindi lei spara normalmente. Vai. Che sfiga. Niente, nel marasma di tutto anche lei colpisce di fianco al mezzo da trasporto truppe che sobbalza. Porca troia. A questo punto l'EPC però anche lui spara. Allora, fammi vedere un attimo. Si pareggiano perché c'ha il più 2. Sì, metto, aspettate che metto tutti un attimo, metto tutti i passenger e metto come gunner il soldato dello USCMC. Ok, quindi loro praticamente sparano con la torretta in plasma in fase. Distanza lunga, abbiamo detto. E c'è il più 2 del command. Siamo cazzo. Vai. Non l'ho messo il più 2 del command, scusate. E andrebbe a pari con la distanza. Perché sta sparando con... No, c'ha il più 2 e basta. Perché sta sparando con un'arma che è extreme. È a distanza... Ah, la torretta di coso è a distanza... sì, è a distanza... No, ma è extreme, vuol dire che ci arriva, non vuol dire che non ha il malus. Ok, giusto, è vero, è vero. Quindi comunque aspettate che tiro anche gli altri due del bonus. Va bene, dai, a posto. Non ha fatto tanto, comunque ha fatto un bel 6 danni contro il trasporto truppe. Arma in fase ovviamente è perfora armatura, fatemi vedere questo. Armor rating a 8, quindi in realtà sono 4 dadi perché è un perfora armatura. Grandissimo! E gli fa 6 danni. Insomma, gli ha piazzato un bel... 6 danni, sì, vedete che il colpo della torretta dell'APC praticamente trafora una delle ruote e parte dello chassis del mezzo, che sgomma di lato ed è abbastanza fuori controllo. Vedete che gli ha fatto un danno sostanziale. Anche il mitragliatore Gatling a questo punto spara. Posso. E aveva sempre il bonus di più 2, quindi non gli metto, sì, non gli metto niente, gli metto distanza short.
E vai. I nostri amici sparano. La Gatling gli fa 4 danni, che se non sbaglio è sempre sì, perfora armatura. Sì, c'è sempre l'arma piercing. E quindi lui fa sempre tiro armatura di 4. Ula! E abbiamo detto che gli fa 4 danni, gli fa 4 danni. Giubbetto rosso, bisogna promuoverle qua. La Gatling spara, concentra il fuoco. Vedete che le torrette Gatling del mezzo da sbarco delle PC si stavano direzionando su di voi, ma parte una salva di fuoco dalle PC che sgonfia tutte le ruote, anzi le fa saltare, il mezzo dell'UPP si inclina di lato e poi la Gatling continua a sparare dentro ai finestri, ai piccoli oblò, e dall'interno un'esplosione enorme fa saltare per aria il mezzo blindato dell'UPP. Ed è provvidenziale, perché adesso stava a loro. L'ultimo soldato rimasto, vedete che nella nebbia del fuoco della battaglia fugge nell'oscurità. In pochi secondi ha visto l'intera squadra battersi, far saltare le PC. Si sta a scappare. E a questo punto questi li possiamo togliere tutti. Ditemi come reagite al fatto che dalle ombre, da uno dei pozzi petroliferi dove il mirino rosso, che prima aveva falciato inizialmente due soldati dell'UPP, si spegne e vedete arrivare lentamente, imbracciando un fucile, ma non puntandolo direttamente verso di voi, ma imbracciato con la canna tenuta verso il basso, una donna coperta di neve. È una donna di colore che si sta muovendo verso di voi, ve la faccio vedere, e la riconoscete ovviamente come il caporale Jamie Wright. Io mi avvicino. Arma abbassata. Sì, ditemi ognuno di voi. Scusate, esatto, ditemi voi proprio ognuno come si approccia. Poi dopo concludiamo la scena. Silva che si avvicina. Silva si avvicina a Iona, mi dice fatti valere, altrimenti la squadra non sarà mai la tua. Iona si rialza dal posto in cui si era nascosto durante lo scontro, si avvicina, passa di fianco a Hammer e gli dice: vedi, alla fine ti ha parato il culo. E si avvicina verso Jamie e dice: caporale, è un piacere conoscerla di persona. Hammer non abbassa l'arma, sposta l'orientamento, stava puntando in una direzione dove c'erano i soldati, si gira su se stesso, sente le parole del sergente e gli sussurra: non c'è bisogno che nessuno mi copra le spalle, questi dell'UPP me li mangio a colazione. Non punta l'arma direttamente verso il caporale, però non è abbassata in posizione di riposo. Certo. Caporale Wright, vedete che non risponde molto ai vostri cenni. La vedete, ha una faccia molto tesa, delle profonde occhiaie, è sporca, piena di neve, probabilmente rimasta appostata per non so quanto tempo, nascosta. E si avvicina, solleva una mano, quella che non tiene l'arma, in segno di pace, e avvicinandosi
dice: ho fatto una cazzata, sì. L'UPP, beh, si sono rivelati degli stronzi, ovviamente. Come tutti gli altri. Non gli unici, mi sa. Già. Insomma, vi ho seguiti per un pezzo. Sapevo che cosa eravate stati mandati a fare. Avevo paura che mi sparaste addosso a vista. Ho voluto aspettare e speravo che, beh, qualcuno dei miei ce la potesse fare, ma... Cristo santo. Avete visto che cosa è successo? Vedete che non riesce quasi a trattenere le lacrime. Non l'abbiamo solo visto. E sappiamo che risuccederà ancora. Mi avvicino al caporale. Come facciamo a evitare che risucceda di nuovo? Che cosa è successo? Che cosa vi è successo? Che cosa vi hanno fatto? Lei dice... vi fa un racconto allucinante. E dice... è quel laboratorio del Kath. Sotto livello 3. Ne avete sentito parlare? Sotto il nostro culo. È sempre stato lì, sotto Dante. Il nostro culo. Io continuo a guardare Dante, comunque, mentre lei parla. Dante si avvicina effettivamente e dice... io ci sono stata. Lei, Wright, si volta e dice: e allora sei fortunata a essere ancora qui, tutta intera. Quelle cose che stanno allevando là sotto, le stanno facendo crescere. Ci hanno portati là sotto, dovevamo partecipare a qualcosa, insomma... Meyers ci ha detto che noi mangiapeccati potevamo essere utili e quelle cose ci hanno scopati in faccia, vi rendete conto? Ci rendiamo conto, sì. Ci ha fatto fottere da quelle cose, quei mostri, quelle cose che ti mettono quelle cose nel petto, quelle piccoli figli di puttana che ti sventrano per nascere. Lo abbiamo visto. Per quale ragione l'ha fatto? Ci ha usati come delle fottute cavie. I loro tecnici del cazzo. Lavorano per i Marines, no? Sì. Ci hanno detto che ci avrebbero curati. Era tutto un test. Ci hanno fatti scopare da quelle cose e poi ce le avrebbero tolte, ci avrebbero curati. Hanno detto che hanno creato un vaccino. L'hanno chiamato ceppo 26 Draconis o qualcosa del genere. Ceppo 26 Draconis. Merda. Quella merda avrebbe dovuto uccidere quelle cose che ci crescevano dentro. Beh, Wojcik non ci ha creduto. Ha detto che erano stronzate, che non avrebbe funzionato. E quella merda che gli hanno messo li avrebbe uccisi più in fretta, probabilmente per eliminare le prove di quegli esperimenti che avevano fatto su di noi. Ci ha convinti a fuggire. Sì, è stata lei. Ma noi, beh, le abbiamo dato ragione. È stata Wojcik che ci ha consigliato, insomma, di unirci ai ribelli. Questa colonia era fottuta. Sapevamo che l'UPP avrebbe invaso presto e... beh, se i Marines, i nostri fratelli, il nostro corpo, ci aveva fatto questo, probabilmente gli altri ci avrebbero curato o avrebbero provato a farlo, se non altro per prendere quello che ci cresceva dentro. Di chi potevamo fidarci?
Beh, Wojcik ha detto che c'erano dei ribelli che erano in contatto con quelli dell'UPP e abbiamo provato a contattarli. Ci siamo incontrati in un bar. Quello dei ribelli ha tirato fuori delle stronzate, insomma. Sembrava quasi che ci volesse vendere come della merce. Abbiamo litigato e abbiamo tutti preso strade diverse. Ma credo che lo sappiate già, no? Abbiamo trovato tutti voi, tu sei l'ultima. Porca puttana. Sono tutti quanti morti gli altri. E sei anche l'unica viva. Anzi, tu e Dante siete le uniche che sono state in quel laboratorio ancora vive, mi sa. E io quella creatura l'avevo già vista. Ha fatto fuori il mio intero battaglione. Plotone, scusami. L'intero plotone nella stazione Iafora. Lei vede che, mentre tu le stai parlando, non sta guardando te. Cioè, ti guarda quando tu ovviamente le dici del tuo passato con queste creature. Però il suo sguardo è su Dante, si stanno guardando molto intensamente. Visto che beh, infatti li vedo perché Dante sì. Praticamente la monitoro. Visto che sei tu davanti a... anzi, chi c'è soprattutto davanti a Jamie Wright? Ci sei tu, Mason, e c'era anche Iona, vero? Eravate un po' in prima linea per parlare con lei, vero? Sì. Mi fate per favore un tiro di observation? Sospettavo che fosse observation. Observation. Che cazzo? Beh, tu comunque, Mason, passi. E anche Iona passi. E perché è abbastanza facile da vedere. È molto agitata, il caporale Wright. E le sentite pronunciare alcune parole e dice, si avvicina a Dante e le dice, tu sei stata laggiù, anche tu, ma perché io? E Dante le dice, io ero stata ferita, ero stata ferita durante un'azione e dovevo andare in infermeria e mi sono svegliata lì. Non sapevo si chiamasse sotto livello 3. E non sapevo quello che facevano. Beh, l'ho scoperto. L'ho scoperto proprio poco tempo fa. Vedi che Dante sorride, è sempre una molto scherzosa, ma ovviamente il suo sorriso ora è molto forzato. Lei sta provando a dissimulare la tensione che prova e Wright annuisce quando lei glielo dice mi dispiace, non sai quanto mi dispiace. Io, vedete che si sfiora il petto e poi però non prosegue a parlare. Caporale, quindi nessuno di voi ha preso il ceppo 26? Oh no, ce l'hanno inoculato a tutti. È quello il bello. Forse aveva ragione Wojcik. Forse quel ceppo 26 Draconis era veramente merda. Agli altri... che cosa è successo? Immagino che, beh... quelle cose li abbiano... e non riesce a finire la frase. Forse è meglio se... se lei non conosce i dettagli, caporale. E invece mi piacerebbe... Cristo santo. Spero che almeno sia stato veloce. Non lo so se è stato veloce. Il problema... è che quella... ogni volta che una di quelle cose esce rischia... di crearne altre due.
Non so se ci intendiamo. Oltretutto, se quelle cose crescono diventano estremamente pericolose. Ti ribadisco, 39 dei miei sono andati morti con una di quelle creature. Yona ti dà uno sguardo, Mason. Vedi che ha uno sguardo quasi, cioè, prima ti guarda abbastanza scosso, ma noti che c'è un filo di rassegnazione nel suo sguardo. E allora Mason ti guarda e ti dice: e quindi cosa facciamo ora? Port Nebraska? O troviamo un metodo alternativo per andarcene da questo schifo? Tipo raggiungere lo spazioporto e vedere se la Eckford non è ancora partita. Quella che si avvicina. Il momento era stata mi sento un po' bassa, scusami, perdonami Silva. Sì, anch'io. Allora, vediamo, mi sentite meglio? Sì. Ok. Silva si avvicina, era restata in disparte, vi aveva ascoltato in silenzio. Il racconto di questa persona ha fatto scattare in lei qualcosa, si è ricordata di ciò che ha visto, un flash, non tutto, ma quello che c'era al covo dei ribelli. E si avvicina, non è come potrebbe sembrare o potrebbe essere logico, in panico o spaventata, è molto, anzi forse troppo, tranquilla. E dice: sentite, ora mi ricordo ciò che ho visto al covo dei ribelli, e non è quello che state descrivendo, è qualcosa di peggio, qualcosa di molto peggio. Un'evoluzione? O forse un miscuglio tra quello che dite voi e qualcosa di nuovo. Forse questo vaccino è in realtà un esperimento ulteriore. Sì, un'evoluzione forse. E se effettivamente, come dite, il colonnello è implicato in tutto questo, e se c'è un livello intero con degli esperimenti simili e stanno allevando delle cose simili, bisognerebbe distruggere tutto. Fort Nebraska c'ha un impianto nuke per l'energia? Assolutamente sì, non solo ha un reattore che fa funzionare tutto, anche perché vi ricordo che Fort Nebraska è stato costruito sul quello che era il vecchio processore atmosferico della colonia, quindi il reattore c'è, ma è una base militare e ha una ampia riserva di testate nucleari. Signore, l'unico modo per distruggere tutto è nuclearizzare. Sibila, è impassibile quando tu dici questo, ti guarda. Ma anch'io te lo dico come ti dicessi, beh sì, questa cosa. Wright vi dice due cose. Vi dice anzitutto che... Dice: ovunque andiamo sarà una merda, ma di sicuro il modo, forse l'unico, per andarcene da qui è prendere quello. E col mento fa un gesto verso il centro della colonia, verso Fort Nebraska, da cui vedete l'enorme, lunghissimo ascensore orbitale che da Fort Nebraska sta continuando. Vedete la luce dell'ascensore orbitale che sta continuando, ha continuato per tutto il tempo ad andare su e giù, non è stato colpito, probabilmente è un punto nevralgico troppo importante anche per l'UPP, quindi non è stato bombardato direttamente l'ascensore orbitale. Penso sia quello. Il problema è che quell'ascensore parte direttamente dai sottolivelli della base e sappiamo benissimo che cosa c'è là, no? Beh, signore, noi potremmo anche simulare di arrivare là con
dei prigionieri. Quello che stavo pensando è, del resto, se anche ci fosse bisogno di un sacrificio, io sarei disposta a farlo. Ma almeno voi potreste andarvene. E quello che hanno creato resterebbe qui ed esploderebbe. Il caporale Wright vi dice anche, fa un cenno di assenso con la testa e dice, anche perché credo che a quest'ora, considerando il tappeto di bombardamenti che hanno fatto e stanno proseguendo a fare, beh, non credo che troveremo molto allo spazioporto. Tatticamente credo che sia uno dei primi punti che hanno colpito. E allora nuclearizziamo l'ascensore? Dobbiamo essere tutti d'accordo. Caporale, c'è una cosa che non dobbiamo... capisco. Sinceramente, sarò limitato dal punto di vista deduttivo, ma voi eravate in 4. 3 sono morti. E lei è viva. Come cazzo è possibile questo? Amber la guarda, fa anche qualche passo in avanti, si pone in prima fila insieme a Mason e a Iona, e glielo ripeto un'altra volta. Come cazzo è possibile che della tua pancia non sia uscito ancora niente? Mi fai per favore un manipulation? Hai qualcosa se no per intimidire o qualcosa? No, penso sia sempre manipulation. Vabbè, c'è un minaccioso, sì. Nel senso ci posso mettere la forza invece che... Ok, ok, esatto, sì. Esatto. E allora mi fai un manipulation però con la forza, esatto. Io tiro direttamente forza perché tanto zero manipulation. Sì, sì. Quindi ti faccio un... però io c'ho uno di... aspetta un attimo, perché tirando su strength mi sa che non mi ha tirato lo stress. Ah, ma non ce l'ho. Comunque... essendo manipulation potrei pusharlo. Certo. Provo. Meno male. Lei vedi che mantiene la posizione, non si fa intimidire dal tuo avanzare. Però vedi che una lacrima le scorre dall'occhio sulla guancia, mischiandosi con la neve che continua a cadere. E dice... non lo so perché, ma di sicuro quella merda è anche dentro di me. Non so perché non sia ancora uscita. Come non lo sappiamo per qualcun altro, vero Dante? Ma la Dante è stata infettata dopo. L'infezione dei 4 è stata praticamente contemporanea, quindi non è possibile che non sia uscito ancora niente. No, non conosci molto bene come funziona l'infezione. Esiste una soggettività personale. Non lo conosci neanche te, per quanto mi riguarda. Quindi esiste, ora ma le malattie hanno tutte la stessa andamento. Esiste quello, una che... varietà individuale, oltre che di specie. Quello che faremo, medico. Hammer e Mason, abbiamo già la prova che ci sono due tipi di creature o di esperimenti. Chissà, esatto, che questo non sia un terzo tipo, ma ci interessa davvero tanto sapere quando e come uscirà qualcosa anche da questa persona che è davanti a noi. Oppure è meglio che ci muoviamo e che mettiamo una fine radicale, definitiva a tutto questo. Concordo. Sinceramente a me interessa invece. Perché la mia compagna, indica Dante, la mia compagna non so quante ore di vita avrà. E se c'è anche una minima possibilità che quel che cazzo di coso che gli hanno iniettato possa avere un effetto, bene, noi andremo là sotto e ci prenderemo almeno una di queste dosi e la testeremo su Dante. Morta per morta, male non gli farà. Non è un'idea stupida. Fine, va bene, va benissimo anche questo, tanto dobbiamo andare lì sotto, una volta che avremo la dose o avremo qualcuno da poter interrogare, qualcuno di quelli che ha fatto questi esperimenti, avremo forse anche le risposte, Hammer. Ma nel frattempo ci dobbiamo andare, e la fine è comunque nuclearizzare, perché questa cosa non si espanda. Wright dice, cazzo sì, andremo là sotto, io
Non so che cosa... Beh, quella merda io non so se ha funzionato o se no, se sono solamente la figlia di puttana più fortunata di questo cazzo di pianeta. Ma mi sento... Cristo santo, mi sento bene. E finché mi sentirò bene... Beh, voglio metterla nel culo in tutta a tutti questi stronzi, uno per uno. Tutte quelle testate atomiche, il reattore, qualunque cosa vogliate usare. Beh, io sarò lì con voi ad attivarlo. Ottimo. Iona, sergente. Iona in tutto questo è restato molto silenzioso, si è fatto indietro e vi ha guardato con uno sguardo rassegnato. E tu gli dai la parola a Silva? Sì, sì. Iona vi guarda, dice: ho sacrificato molto per il corpo dei Marine. E cazzo, forse sono il peggior Marine che sia mai esistito. Ma ho visto morire tanti miei compagni. Ho eseguito ordini che non capivo. Soltanto perché credevo di star facendo la cosa giusta per il mio paese. Mi sono preso anni di terapia e di sonni persi perché avevo eseguito un ordine dato da un mio superiore. Ora dico che è arrivato il momento di andare in pensione, che ne dite? Direi che sei dei nostri. Zimieschi? Zimieschi mastica e con una faccia imperscrutabile, come sempre, dice: come cazzo vi pare? Mi divertirò ugualmente. Io mi giro verso Silvi, parlo in realtà a tutti quanti, dico: Silvi con la Y, così in colloquiale. Colloquiale, bella Silvi. Uè, bella Silvi. Mia amica ormai, mia sorella Silvi. Sì. È nata una nuova coppia. È nata una nuova coppia, mia sorella Silvi. Dimmi, bro. e gli dico: però puntiamo tutti quanti ad andare in pensione, ok? Penso che ce lo siamo meritati. E... sì, Iona, se potremo andremo tutti in pensione. Ma abbiamo un androide tra di noi. Possiamo fidarci? E quando dici questo, senti il click di un'arma che viene caricata e Chaplin sta puntando una pistola verso Wright. E ciao inibitori. Gli inibitori non c'erano. E direi che con questo chiudiamo questa sessione e torno un attimo da Hammer, che prima mi aveva detto: Master, mi volevi chiedere qualcosa, poi avete ruolato una scena e non ti ho fatto finire, perdonami. Ma guarda, banalmente concludo una cosa, perché volevo utilizzare lo stunt di manipulation che ho fatto due successi, no? Ma in realtà l'unica cosa che dico, e lo utilizzo con questo più che altro per tentare di convincere il caporale, e poi i miei compagni vorranno, se mi verranno dietro, sì. Quando il sergente Iona dice di andare tutti in pensione, gli dico: il primo che ci deve andare è Myers. Non dovrà semplicemente schiantare con l'esplosione atomica, ma dobbiamo prendergli la testa e piantarla su una cazzo di picca, come veniva fatto molto 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 tempo fa. E se lui è responsabile di tutto questo, deve pagare il dazio. E il dazio, e si batte un pugno nella mano proprio, sapete già qual è.
lasciatemelo 10 minuti che lo combino io. Troviamolo e facciamogli la festa. Tutto tuo, Emmer. Se vuoi te lo lasciamo anche più di 10 minuti, non ti preoccupare. Tanto sicuramente si rifugierà in qualche cazzo di sottolivello anche lui, nelle sue cose preziose, nei suoi cazzo di esperimenti. Click. Click. E avanzando con passo deciso e tenendo l'arma puntata verso Wright, Chaplain vi dice: perdonatemi, non sono io. E chiudiamo la sessione. Eh sì. Brutta merdaccia. Mai fidarti degli androidi. No, infatti, per quello che ho lasciato sul mezzo, ma in effetti non ho pensato di dire alle tutine rosse... Controllate anche lui. E a questo punto chiudiamo, noi ci salutiamo dopo e ci vediamo settimana prossima, come di consueto, con i nostri allegri Marines, un'invasione in corso, un paio di alieni pronti a nascere, un androide che sta puntando una pistola alla testa di un Marines. Testate nucleari che ci aspettano. E ampie testate nucleari che vi aspettano in caldo. Ottimo. E Iona e Silvi che si stanno innamorando. E Iona e Silvi. Esatto, Silvi che ormai alla fine del brother. Beh, Iona vuole tornare alle sue isole là. Cos'è che ha Iona? Iona non ha il... Sì, esatto. Alle Hawaii. Come signature Hawaii, item hai la cartolina di una spiaggia, sì, della North Shore. Cioè, lui vuole soltanto andare in vacanza. Porca vai, esatto. È vero. Un cazzo. È dall'inizio. Eh sì. Bene, ragazzuoli, chiudiamo e ci vediamo settimana prossima. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte. Notte.